Buonasera a tutti e benvenuti, insomma, in questo spazio che abbiamo voluto creare in questa diretta Facebook, il teatro al tempo del Covid. E vicino a me dovrebbe arrivare adesso la co-conduttrice, che poi è Sabrina, e io direi di far entrare, insomma, abbiamo tantissimi ospiti questa sera, e ragazzi, davvero tanti, 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 per di più da tutta Italia e da tutta Europa. Sarà una trasmissione ricchissima. Ricchissima di argomenti anche, perché come sta affrontando il teatro questa pandemia? E lo chiediamo agli operatori teatrali. Abbiamo illustri ospiti che ci raggiungeranno dalla Spagna, dall'Inghilterra e da tutte le zone d'Italia. Ma io farei entrare già subito i primi ospiti, ovvero Claudia e Guido. Claudia Zangarini e Guido Foglietta. Ci siete, Claudia, Guido? Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Buonanotte Quarantena. No, Dici? ma Non è Claudia. la quarantena, è finita la quarantena. Buonanotte Quarantena, effettivamente Esatto. sono, immagino, dopo quante puntate avete fatto di Buonanotte Quarantena? 12, e voi? No, tu due in Uguale. Io due in meno. meno, io una in meno. Ma scusate, allora cosa ci facciamo? Qui non ho capito. E vabbè, ma noi ci mancavamo, sai che non riusciamo a stare distanti, ragazzi, quindi è impensabile. È vero, però non ho capito cosa ci facciamo lo stesso. E adesso poi ce lo direte cosa ci fate, però io vi chiederei adesso sia a Guido che a Claudia di parlarci di questa esperienza di Buonanotte Quarantena, ma in modo proprio empatico, che cosa vi ha lasciato, che cosa ha voluto fare Buonanotte Quarantena? Allora, vabbè, inizio io. No, no, ti ho visto esitante. A me quello che ha lasciato è la relazione, o meglio, sono rimasto molto stupito della relazione che si è venuta a creare tra i nostri ospiti, che magari non si conoscevano a vicenda, ma in questo modo sono venuti a conoscersi e magari hanno interagito chi più, chi meno, oppure sono stati interessati che ne so, dall'ospite precedente o da quello che era presente nella stessa puntata. Questo mi ha molto colpito. E secondo me era magari non un obiettivo dichiarato, ma un obiettivo, secondo me, raggiunto o comunque una cosa bella. Bene, invece tu, Claudia? Io parlo molto più di pancia, per me è stata un'esperienza che a livello emotivo mi ha aiutato tantissimo. Abbiamo creato un evento culturale online e credo, cioè, siamo stati fra i primi in questo modo già a fine marzo. E quindi sicuramente è stato terapeutico, terapeutico esattamente come fare teatro, nello stesso modo, perché il teatro un po' ne abbiamo parlato, abbiamo parlato anche di tantissime altre cose e mi ha colpito molto la risposta degli ospiti, ma soprattutto la risposta del pubblico, perché evidentemente hanno sposato la nostra idea che avevamo di fare un programma di resistenza, un programma che desse un'alternativa a quella che erano i programmi di intrattenimento che si potevano vedere in televisione. Noi volevamo parlare di quarantena, ma parlare da un'altra prospettiva, con una prospettiva di speranza. A me questa speranza è entrata in qualche modo e ha messo in moto delle cose, quindi è stato veramente terapeutico, esattamente come, ripeto, come il teatro. Ti sei riposata, Claudia? Eh sì, ma io ormai sto riposata tanto, purtroppo, ahimè, purtroppo, però Però, sì. scusate, non per essere autocelebrativi, però ha avuto veramente lusinghieri risultati, perché parliamo di migliaia e migliaia di visualizzazioni, a parte quella che è apparsa adesso come ghost e poi è uscita. Dacci un po' di dati, Claudia e Guido, dateci un po' di dati di questa Buonanotte Quarantena. Ma siamo arrivati a 35.000 persone che ci hanno visto minimo, adesso non ho visto gli ultimi dati, da tutta Italia, perché una cosa che non abbiamo detto l'ultima puntata è stato il fatto che abbiamo veramente avuto persone da tutta Italia, principalmente dalla Lombardia, che mi fa piacere proprio perché era una delle zone più colpite dalla quarantena, perché è iniziato prima di noi la quarantena, quindi mi fa molto piacere, ma anche da Veneto, Emilia-Romagna, Liguria, Calabria, dalle isole, insomma, da tutta Italia c'erano gente che si collegava e avevamo tra i 2.000 e i 2.500 visitatori a puntata, quindi Per essere un primo esperimento è davvero notevole, insomma, abbiamo tenuto compagnia a assolutamente tante persone, devo dire la verità. sì. E
Senti, una cosa che gli ascoltatori di Buonanotte Quarantena, che tra l'altro ricordiamolo, vero Claudio, è un format voluto da Officina Culturale e Radio Impronta Digitale. Sì, dall'associazione Hermes, che siamo stati all'interno del progetto di Radio Impronta Digitale, sì. Ecco, una cosa che ci hanno sempre detto Sabrina e voi è stato che la sigla piaceva sempre tantissimo. Sì, la sigla fatta da Giorgio. Possiamo mandarla in onda così, giusto per un remake. Sì, sì, così confondiamo anche le persone. Dai, una Marcord. Vediamo la regia se riesce a metterla in onda. Sì, io non la sento, non so se voi la sentite. Noi no, però magari a casa sì. No, non la sentiamo, però... Guido, Piero non l'abbiamo sentita, ad ogni modo abbiamo visto un'animazione molto carina, insomma un po' vintage, ricorda, insomma, ci ha tenuto compagnia davvero molto, davvero molto. Senti Claudia e Guido, io so che tu, vabbè, lo sappiamo, sei presidente regionale della UILT Piemonte. Della UILT Piemonte, sì. Da questo punto di osservazione, da presidente, cosa hai notato? Cioè, hai avuto feedback delle compagnie, delle difficoltà delle compagnie che stanno vivendo in questo momento? Sì, certo ci sono molte compagnie che non sanno che cosa possono fare, si trovano in difficoltà ovviamente a trovarsi online perché è una questione di abitudine sostanzialmente. Noi forse con Buonanotte Quarantena abbiamo voluto anche dare questa abitudine, rompere un po' il paradigma di isolamento. Di fatto già il 29 marzo avevamo fatto primo esperimento, prima della trasmissione, avevamo trasformato la Giornata Mondiale del Teatro in questo appuntamento online, invitando sempre un sacco di ospiti del mondo dello spettacolo per vedere un po' come si stava reagendo alle prime notizie, al primo momento duro, perché era il momento forse più duro dopo quasi un mese di quarantena. Dopodiché sì, in questo momento vogliamo riprendere a sentire tutte le compagnie personalmente per vedere come si sono adeguate. Alcuni feedback ovviamente sono negative, ma come era intuibile, proprio per la difficoltà. Sono molto preoccupati perché in questo periodo dell'anno c'erano le assemblee, quindi è vero un momento magari barboso, burocratico e tutto quanto, però molti sono banalmente preoccupati da questa cosa qua. Magari qualcuna doveva anche rinnovare il proprio consiglio direttivo. Sì. Cioè, ci sono gli aspetti burocratici ovviamente pesano in questo anno 2020, anche perché doveva essere l'anno della trasformazione della maggior parte delle associazioni in enti del terzo settore, o meglio, associazioni di promozione sociale. E queste sono le tematiche che rimangono lì sul piano, sul tavolo, e quindi dovremo sicuramente tentare di affrontarle. L'idea è quella di sentirle in questo momento dove c'è un po' di rilassamento, c'è come se almeno dal punto di vista dell'energia stessimo risalendo. E ci mettiamo in questo punto qui, magari le sentiamo, magari le incoraggiamo, diciamo adesso ci mettiamo a lavorare seriamente. Prima avevamo bisogno di un momento. Siamo sempre stati in contatto con la compagnia, tu personalmente. Insomma. Sì, sì, siamo rimasti in contatto, però no, era comunque un momento di riflessione certo. Generale, sia nostro che... Una riflessione obbligata, tra l'altro, nel senso che... invece Claudio, noi sappiamo che tu sei un'operatrice di teatro sociale. Pensa un po', è venuto fuori dal cilindro questa cosa. Sì, allora pensa un po', però volevo capire, un'operatrice che poi materialmente sul campo lavora con utenti, con allievi, con... Cioè, come lo vive? Insomma, secondo te è possibile trovare delle soluzioni, delle soluzioni alternative per fare teatro, per fare lezione, non nel modo canonico? Sì, assolutamente sì. Secondo me sarà importante, soprattutto quando ci sarà un po' di allentamento di questa... distanza ancora sociale che bisogna tenere, ovviamente...
secondo me questa pandemia potrebbe essere un'opportunità proprio per poter ricominciare a lavorare nei contesti sociali con ancora più forza, proprio per elaborare intanto il trauma che indubbiamente c'è stato. Cercarlo di portare fuori e non nasconderlo, perché è importante. Il teatro è un modo per poter rielaborare i vissuti e poterli in qualche modo mostrare, e sicuramente sarà utilissimo per gli educatori di teatro sociale provare a fare delle iniziative, ma banalmente, veramente, anche coinvolgendo la gente dai balconi, sperando che poi dai balconi a loro volta facciano cose per coinvolgere gli altri per la strada, cioè diventi proprio un domino, un effetto domino. Secondo me è un momento in cui proprio il teatro, le tecniche di teatro educativo e sociale possono essere usate per elaborare il momento, divertirsi e far sì che anche solo una delle cose che si possano apprendere possano diventare una piccola abitudine da inserire nella vita per saper rielaborare con positività il momento e capire anche quello che si è vissuto, perché in questo momento siamo in una fase, soprattutto per chi magari non opera e per chi non ha delle tecniche, in cui è molto difficile capire il frullone in cui siamo entrati in questi giorni. Cioè, ne stiamo uscendo, ma non capiamo ancora cosa è successo. Ci hanno fatto uscire e quando ci hanno chiuso dentro avevamo i cappotti. Stiamo uscendo che abbiamo il giubbotto di jeans. Ci siamo persi una stagione, quasi. Se l'ultima volta che siamo usciti senza guanti, senza mascherine, siamo usciti inconscienti. Adesso abbiamo coscienza di un pericolo e ci vediamo fuori con le mascherine, non possiamo vedere cioè le sappiamo le situazioni, però dette così sono solo elencate. In realtà poi è quello che vive dentro la persona quando poi si ritrova a dover rincontrare le persone con cui non si era vista prima, proprio come cambieranno le cose. Secondo me lavorare proprio su questo, che il teatro è molto fisico, no? Cioè c'è della fisicità nel teatro, lavorare e far capire quanto può essere stata straziante in realtà questa distanza, secondo me il teatro sarà un mezzo molto potente per poterla elaborare, per poterla far diventare proprio una catarsi. Secondo me ci sono tutte le potenzialità in questo momento, perché si crea un terreno fertile per il teatro educativo, lo dico sia come operatrice di teatro sociale, ma soprattutto, e ringrazio per la nomina che mi è stata data, come responsabile del teatro educativo per la UI Piemonte. Secondo me ci sarà un bel lavoro da fare di squadra per portare il teatro fuori, nei cortili, nei balconi, e far sì che, ripeto, come un domino, ad avanti, quello sia un bel contagio, un contagio di teatro, sì. Bene ragazzi, io credo che col progetto di Buonanotte Quarantena il contagio sia già iniziato, sia partito di fatto, perché abbiamo contagiato tante persone. Una domanda che vi faccio, scusate, e che facevamo generalmente in trasmissione era: ma voi quando vi siete innamorati del teatro? Lo facevamo agli altri, adesso lo faccio a voi. La faccio per questa domanda. Un po' di anni fa mi era stato consigliato, perché io sono in realtà molto timido di natura, e quindi mi era stato consigliato di fare dei corsi di teatro per appunto migliorare a parlare e a superare questa timidezza. Dopodiché sono stato fortunato, ho trovato un gruppo abbastanza carino e quindi avevamo incominciato a fare anche qualche spettacolo dopo i primi corsi. Ci siamo ovviamente persi, sono entrato in un'associazione, invece lì ho trovato altre persone che mi hanno accolto, tante che più mi hanno fatto diventare presidente di quell'associazione lì. C'è stato un periodo, un anno, che avevo fatto tre spettacoli, avevo preparato tre spettacoli, e poi ho cominciato a seguire sempre dei corsi di perfezionamento, di aggiornamento. Da lì in poi non ne sei più uscito, insomma. Di lì in poi non ne sono più uscito, no. Meno male che sei timido. Claudia, invece tu al volo, perché il tempo comincia a essere tiranno? Al volo io invece, proprio perché non ero timida, ero convinta che il teatro tutti lo potessero fare, anzi, fosse una roba facile. Poi ho incontrato Gabriele Vacis e ho capito che non era facile. Quando mi ha chiesto o fuori o dentro, ho deciso di stare dentro. E al che ho iniziato a studiare,
tanto, ho cambiato il mio corso di laurea, ho fatto il master di teatro sociale di comunità dell'Università degli Studi di Torino, ho continuato a formarmi anche come attrice perché secondo me è sempre importante formare e poi formarsi, poi è vero che per un po' mollato, però il teatro è sempre rimasto nella mia vita, soprattutto vabbè, mi sono poi avvicinata al teatro sociale perché poi in realtà la mia spavalderia non è così tanta, ma mi piace più stare dietro e quindi aiutare gli altri, usare lo strumento del teatro. Certo, come strumento, come di crescita individuale, insomma, sì. Diciamo sempre, di aiuto anche alla persona. Sì, l'ho sempre trovato come un mezzo proprio che guarisce. Io l'ho visto con i miei occhi, ma l'ho visto su me stessa e il teatro guarisce. E quindi, teatro da una malattia senza antidoto, lo possiamo definire così? Sì, non mi piace molto chiamarla malattia, però sì. Sì, però ovviamente come però rende l'idea, una cosa che ti entra dentro e difficilmente ti abbandona. Ecco, insomma, la sì, io credo che cioè, difficilmente ho visto gente che ha iniziato a fare teatro e poi ha detto boh, basta, non lo faccio più, non sopporto più l'odio. Cioè, non... Ragazzi, è stato un piacere avervi con noi, un piacere perché è stato un po' una marcord, perché sembriamo di nuovo in Buonanotte Quarantena, ma in realtà siamo in un altro forum. Infatti un po' mi manca tanto. Però aiutatemi, facciamo così, solitamente mandiamo la sigla a Buonanotte Quarantena, adesso mi aiutate a mandare la nostra sigla, perché la mandiamo dopo di voi. Lo diciamo tutti e quattro insieme? 3, 2, 1... Sigla! Qua avete visto, abbiamo mandato insieme la sigla, vi ringrazio. Vabbè, questa era bella, anche questa molto teatrale. Chi l'ha fatta? L'ha fatta Piero Cognasso. Piero Cognasso. Allora ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio molto di essere stati qui con noi e ci vediamo, tanto avremo tempo e modo di vederci con il teatro. Noi vi continuiamo a seguire, guarda, faccio quello che facevo anche con Buonanotte Quarantena, avviate video party, taggate la gente, chiamate la nonna, seguite questo programma. La zia soprattutto segui, perfetto, grazie per averci invitato, complimenti per l'iniziativa, insomma vi siete affezionati al format. Però voi siete stati pionieri, ve lo riconosciamo, vi abbraccio, ciao ragazzi. Buonasera, salutiamo tutti gli ospiti a prescindere prima, perché vi vedremo con noi, però seguiteci, ciao cari. Ciao. Bene, abbiamo iniziato in modo frizzante, Sabrina, insomma, con i nostri compagni di viaggio di Buonanotte Quarantena. Chi abbiamo adesso? Io direi di far entrare il nostro secondo ospite, sarebbe anche il terzo, però io li considero un ospite solo, Claudio e Guido. E abbiamo Giorgio Bruno, direttamente da Portici, vicino Campania. Napoli, Campania, eccolo qui. Buonasera Gianluca e Sabrina, è un grande piacere essere qui. È anche un piacere noi. Nostro averti. Giorgio, guarda, noi ci siamo conosciuti poco tempo fa via telefono, perché tu mi hai telefonato parlandomi di una tua iniziativa. Giusto? Di una vostra iniziativa. Assolutamente sì. Sì, a questo punto ti darei lo spazio di parlarci di questa iniziativa, ma di parlarci anche di te, di che cosa fate, perché fate delle cose molto belle e quindi siamo curiosi. Ah, guarda, ti ringrazio dell'apprezzamento e della stima e faccio in sintesi. Ecco, ti parlo di quello che è la nostra iniziativa, che si chiama Portici in Teatro, premio Antonio Allocca. È un premio in ricordo di un attore nativo porticese, Antonio Allocca, celebre anche nel cinema nazionale. Noi da 7 anni ricordiamo questo attore con una formula molto particolare. Si tratta di una rassegna virtuale che praticamente consente alle compagnie e ai monologhisti del territorio nazionale semiprofessionisti di esibirsi e mettere in scena quella che è la propria passione per il teatro, senza vincoli di alcun tipo. Siamo un premio indipendente, aperto a tutti, quindi non c'è neanche la necessità di essere costituiti come realtà teatrale a tutti gli effetti, ma semplicemente si può mettere in campo il proprio amore per l'arte teatrale. E devi sapere che questo premio nacque 7 anni fa proprio per questo motivo principale. Ci rendemmo conto che in effetti era difficile da parte
di tanti attori o di tante piccole compagnie, poter in qualche modo girare l'Italia, confrontarsi con altre realtà teatrali che non fossero della propria regione, proprio per incombenti motivi economici, anche di messa in scena dello stesso spettacolo o di un monologo. E noi ci siamo inventati questa formula, una formula che oggi è molto attuale, ma che già da 7 anni esiste in questo modo, ossia un palcoscenico virtuale, in cui fare esibire questi attori, queste compagnie, con questi lavori che vengono visionati da una giuria peraltro di professionisti, presieduta dal Davide Donatello e Ernesto Maillet, che insomma da sempre appoggia il nostro premio, tanti altri colleghi peraltro ogni anno ci inviano dei video di sostegno per questa iniziativa, e questo in qualche modo ha consentito un po' per tutto il territorio nazionale, dall'estremo nord alla punta sud dell'Italia, un confronto diretto, online. Questo in breve, insomma, il premio peraltro che tu conosci benissimo, visto che abbiamo avuto questo confronto telefonico. Senti Giorgio, online c'è il rischio che si perda qualcosa del teatro, o tu mi garantisci, ci garantisci che comunque la qualità è alta e l'emotività che passa attraverso uno spettacolo teatrale c'è e rimane, visto che è 7 anni che voi lo ripetete, quindi mi sembra che... Guarda, allora ti dirò... Personalmente ovviamente il teatro in sé fisicamente, ecco, viverlo sia da pubblico che da attore fisicamente ha un certo tipo di fascino innegabile, però c'è da dire che talvolta secondo me la voglia di volersi comunque confrontare, di capire, di conoscere delle realtà teatrali differenti che magari non si conoscevano prima, affacciarsi a dei generi teatrali che prima non si consideravano anche in base alla singola e propria esperienza teatrale, rende questa esperienza molto molto particolare. Ecco, non parlerei di un confronto, cosa è meglio oppure se può dare la stessa emozione, da emozione probabilmente differente, ma tocca sicuramente un po' gli animi di tutti. E questo ci conforta, visto che ci stiamo avvicinando a questo nuovo modo forse di far teatro temporaneo, chissà, o forse collaudato come il vostro, però se ci garantisci che questo rimane, che è un modo alternativo per far teatro, siamo rassicurati dalle tue parole. Sì, oddio, sono sempre parole, non dico parole di parte, perché voglio dire, cerco di essere quanto più oggettivo possibile al di là di questa cosa che sento estremamente mia e per la quale mi impegno, però ti dirò, nel senso, anche noi organizziamo anche a chiusura una serata finale in cui effettivamente c'è una premiazione fisica delle migliori compagini a livello nazionale, e anche in quella seduta, voglio dire, ci sono dei momenti molto particolari con l'intervento anche di vari attori del jazz set nazionale, che intervengono però non semplicemente premiando le realtà teatrali, ma offrendo un contributo personale. Quindi questo, associato al lungo iter insomma che avviene virtualmente, credo che rimanga e dia un segnale forte, cioè che comunque quello di un teatro che in qualsiasi forma possibile, al di là delle proprie possibilità economiche, voglio dire, o logistiche, perché talvolta non ci si riesce a spostare anche per motivi, voglio dire, geografici, riesce a unire un'intera penisola, e oggi a maggior ragione. Guarda Giorgio, questo in realtà io ho pensato subito che fosse una grande forza, proprio questo aspetto che tu hai toccato ora, perché avvicina molto, questo mezzo permette a tutti di poterlo fare, tra l'altro voi non avete messo nessun vincolo, quindi tant'è vero che ho visto avete tantissime iscrizioni, correggimi se sbaglio, ma superate le centinaia, sono 200 e più. Insomma, quindi, 202 iscritti quest'anno, sì. Capite? Sì, infatti sono andato a vederlo, è veramente... Cioè, poi ti dico, io sono direttore artistico di un festival che noi organizziamo, che tu tanto conosci perché hai guardato, hai visto su internet. Assolutamente. E, ovviamente noi la preselezione la facciamo anche noi, una preselezione su DVD, se no sarebbe impossibile, dalla quale poi vengono pescati gli spettacoli che andranno poi in scena dal vivo. Quindi è un mezzo che noi conosciamo bene. Però avete una grande storia ed è per quello che ti ho voluto qui questa sera, per dare questa testimonianza, perché siete stati caparbi e siete stati forse pionieri di un progetto così strutturato, che poi si è andato a strutturare nel tempo. Guarda, io ti ringrazio e ti dico la verità, è un piacere essere ospite di questa rubrica, visto che peraltro di questi tempi parlare di teatro, già generalmente il teatro di per sé
purtroppo e a malincuore non è una di quelle arti a cui si dedica molto tempo, perché sappiamo bene di teatro spesso non ci si guadagna, si vive probabilmente di passione e di attenzione per questa arte. Quindi questo è sicuramente un vanto e ti fa onore, e vi fa onore assolutamente. Quello che mi premeva dire è questo: noi cerchiamo di, comunque, nonostante l'aspetto, voglio dire, virtuale, di garantire un confronto diretto tra le compagnie e a tutela, insomma, anche delle compagnie stesse, pur avendo ovviamente massimo rispetto, giustamente, e stima per le compagini semiprofessionistiche, abbiamo scelto, ad esempio, nella nostra rassegna un parterre comunque d'eccezione, una giuria presieduta da un David, a patto che loro, insomma, al di là di quelli che potessero essere i loro impegni personali, riuscissero comunque a garantirci l'impegno nella visione di tutti i lavori presentati. Molto perché importante. Per noi questo è estremamente importante, cioè garantire comunque una trasparenza a chi comunque, anche se minimamente, ci regala un suo lavoro e il proprio tempo, noi dobbiamo offrire il massimo della correttezza e del rispetto che merita, insomma. Giorgio, questo è un aspetto molto importante, perché indipendentemente dall'aspetto che riguarda un po' la gara, diciamo così, perché poi i festival sono festival, la serietà, la trasparenza, l'idea di fare rete, l'idea del confronto, della condivisione devono prevalere sull'aspetto della competizione, ecco, esatto. Quindi assolutamente. Sono felice di questo vostro approccio, sono convinto che nascerà una grande amicizia fra i nostri festival, che sono ormai strutturati e ben potenti. Ne sono sicuro. Peraltro, voglio dire, noi abbiamo, come ben sai, insomma, anche un premio specifico che consente alle compagnie praticamente di essere visionate a livello nazionale da chiunque, cioè chiunque può accedere, quando ci sarà poi quella fase che vedrai sulla nostra pagina Facebook Portici in Teatro, tutti potranno vedere i lavori degli altri, come se fosse poi in effetti una vera e propria rassegna, però diciamo comodamente da casa. Ed è una cosa che mi ha colpito molto, anche questa è un'ottima iniziativa. Giorgio, guarda, io starei a parlare fino a domattina, perché dico solo due cose. Innanzitutto, teniamoci stretti in questo periodo, facciamo rete, facciamoci sentire e soprattutto creiamo sinergie virtuose, perché solo stando insieme possiamo sconfiggere anche la crisi, che in qualche modo ci metterà a dura prova chi come noi fa teatro per passione e spesso non riesce a mangiarci. Ma il teatro valica i confini, l'abbiamo visto questa sera, perché ci collegheremo con tanti artisti anche fuori dall'Italia, ma soprattutto, se animato da grande passione, ci permette davvero di sconfiggere qualunque male, anche il Covid. E quindi, assolutamente. Io, perdonami, gli ultimi 10 secondi vorrei dirti questa cosa, è un pensiero che io ho fatto mio e a cui tengo molto da anni. Cioè, il teatro di per sé deve essere una cosa aperta a tutti. Io ora capisco bene, e non è una polemica, è ben chiaro, una constatazione, che ci siano ovviamente interessi per quanto concerne determinate federazioni o meno, però sarebbe opportuno, e magari questo periodo credo possa essere, insomma, importante a tal proposito, che ci sia in effetti una vera e propria sinergia e che tutto sia effettivamente aperto a tutte le compagini, al di là delle difficoltà economiche, delle differenze di regione, delle differenze di federazioni, perché in effetti il teatro unisce, non può dividere e non può dividere in nessun modo. Questo è il mio pensiero. Questo è un gran bel messaggio che noi non solo facciamo nostro, perché sennò questa iniziativa non sarebbe nata, quindi lo dimostriamo con i fatti, e ti ringrazio per averlo ribadito, ci sentiremo presto, ti auguro veramente tanta fortuna e ogni bene, ma non avremo modo di sentirci, Giorgio, un abbraccio caro, ciao. Grazie mille, buona serata. A presto. Grazie, a te, rimani con noi, seguici, perché gli ospiti che seguono, insomma, ne vale la pena. E adesso abbiamo il momento di un altro ospite che ci parla, cioè, ci arriva dalla Sicilia. Abbiamo un ospite dalla Sicilia, il suo nome è Lillo Ciotta, lui è un regista e anche autore teatrale. Benvenuto Lillo. Ciao a tutti, buonasera. Ciao. Tanti cari saluti dalla Sicilia. Oggi abbiamo avuto a che fare con i primi 30 gradi di temperatura, insomma, ci stiamo già... Beati voi, Lillo. Vabbè, dai, arriverà anche da voi. Bene, Lillo, allora, intanto complimenti a voi meccanici di questa officina culturale APS, che siete sempre lì.
I meccanici del teatro, gli artigiani soprattutto del teatro, perché il teatro è puro artigianato, su questo non ci piove, è tutto fatto umano. Guarda Lillo, la cosa che noi facciamo, ma immagino tutte le compagnie che ci stanno guardando più frequentemente, è sporcarsi, perché ci sono da mettere a posto gli scatoloni, da mettere a posto il garage con tutti gli strumenti, le vestiti, scenografie. Le scenografie, ma addirittura allestire gli spazi, quindi mettere pavimenti, lavare le tende, c'è di tutto. Quindi si è veramente degli artigiani quando si fa teatro, si fa proprio di tutto. E aggiungerei anche attaccare le locandine nei locali. Bravissimo, hai ragione. Potremmo ancora fare un elenco lunghissimo, ma ci fermiamo qui perché sennò... A voi, lasciamo perdere. Lillo, io sono felice di averti qui con noi. Lillo è che rappresenti anche la Wilt in Sicilia, vero? Sì. Da due anni rappresento la Wilt in Sicilia, sì. Lillo, però tu parli innanzitutto della tua realtà, la tua compagnia. Tu hai una compagnia. Beh, la mia compagnia è Capelli Bianchi, purtroppo, anche se finalmente quest'anno abbiamo inserito 5 nuovi giovani che veramente si sono mostrati all'altezza della situazione, li abbiamo messi sul palcoscenico, abbiamo lavorato insieme 4 mesi, quindi siamo in una fase di ringiovanimento pure noi, perché in effetti il teatro deve continuare a vivere, certo. Quindi diciamo che gode di buona salute la mia compagnia, anche le altre compagnie che sono a Campobello Delicata, ce ne sono più di una, soprattutto sono molto ricche di giovani. Insomma, 40-50 elementi. Perdonami, ma Campobello Delicata, mi pare che ci sia un bel fermento teatrale in questa piccola cittadina. Sì, perché negli anni 70 c'era un piccolo teatro, città di Campobello Delicata, e da lì siamo partiti noi, e poi dopo di noi tutti gli altri, insomma. C'è stato un momento che avevamo 5 compagnie, 10.000 abitanti sono abbastanza, e diciamo che si mastica molto teatro, e direi che c'è veramente molta sensibilità nei confronti del teatro a Campobello Delicata. C'è questo attaccamento, insomma. Sì, però, sì. Tant'è vero che in un piccolo centro come questo avrebbe dovuto ospitare un grande evento quest'anno, giù o sbaglio? Ne vogliamo parlare? Dici un po'. Ne parliamo un po' dispiaciuti, perché è una festa rinviata naturalmente, però abbiamo proposto la Wilt Nazionale 2 anni fa, allora c'era Antonio Perelli, presidente, il nostro caro amico. E abbiamo proposto di portare il Festival Nazionale della Wilt in un posto particolare, a parte la Sicilia, però Campobello Delicata, per esempio, c'è un museo all'aperto che è la Valle della Divina Commedia, quindi sono 110 monoliti di travertino 3x2 giganteschi, dove il pittore italo-argentino Silvio Benedetto praticamente ha dipinto con la tecnica dei murales delle scene della Divina Commedia. E quindi è un percorso che si fa a piedi all'aperto, molto suggestivo. Proprio ai piedi di quella valle noi avevamo pensato di portare il Festival Nazionale. Ma non era solo un festival fatto di teatro, ma era fatto anche di turismo, di mare, di degustazione di prodotti tipici. A Campobello Delicata abbiamo l'ampanata, l'umburnato, che sono 2 prodotti tipici. Adesso dici che cosa sono, però come sono fatti? Ecco, allora l'ampanata è una specie di involtino che si fa con i cavolfiori, con gli spinaci, una specie di calzone, ecco, con una tecnica naturalmente particolare, antichissima, mentre l'umburnato è una pasta al forno, un timballo molto ricco di uova, di formaggio, di cavolfiori, anche di cannella. E qui a Campobello Delicata quest'anno si doveva fare per il 10° anno consecutivo la sagra, di solito si fa ad aprile, saltata anche quella. Avevamo previsto anche una mini sagra per gli ospiti, avevamo previsto pure una sfilata di carrette siciliane, perché Campobello Delicata è il paese del carretto siciliano, abbiamo una scuola. Abbiamo una scuola per costruttori di carrette siciliane, abbiamo un ecomuseo che parla soprattutto di carrette siciliane. Beh, e poi le varie degustazioni, abbiamo 2 famose cantine a Campobello Delicata, il Baglio del Cristo di Campobello e anche la cantina Milazzo di altissimo livello. Perdonami Lillo, ci avete tutto a Campobello Delicata voi, ci avete più voi che una grande metropoli, insomma. Cioè, avevamo preparato veramente un pacchetto fantastico per tutti i nostri... Però Lillo, io vorrei tranquillizzare tutti,
è una festa, come hai detto tu correttamente, rinviata perché l'estate prossima io voglio assaggiare sicuramente l'ampanata e È un burnato. E poi dovremo vedere tanto bel teatro, perché la selezione, le selezioni stanno continuando, sono quasi ultimate, e quindi faremo questo bellissimo festival nazionale in questa terra, da come la descrivi mi ha incuriosito, sento addirittura i profumi, quindi sicuramente verremo abbiamo, a trovare. Abbiamo anche delle belle piazze artistiche, insomma Campobello Delicata negli ultimi 20 anni insomma ha subito una rivoluzione, da piccolo paese agricolo è diventato il paese dei pub, le villette sono state tutte sistemate, sempre con marmi, graniti, mosaici, murales, cioè, veramente vi consiglio di venire a Campobello Delicata. Allora, ci verremo di sicuro. Noi verremo sicuramente. Ascoltami, Lillo, il tempo è tiranno, starei a sentire le tue descrizioni perché mi hanno davvero incuriosito, però se tu mi permetti, io farei entrare una persona, visto che parlavamo del Festival Nazionale della WILT, io farei entrare Paola Scanni, che è il presidente della WILT nazionale. Va bene, stai lì così ci salutiamo. C'era anche Nicola che salutava. Sì. Buonasera a tutti. Ecco qui, Paola. Ciao Paola. Un bel incontro questo, no? Ah beh sì, direi proprio di sì, perché poi Lillo, insomma, è il nostro vulcanico presidente della Sicilia. Il nostro presidente che e quindi e insomma la nostra buona guida. Meno male, bene. No, molto contento perché insomma, tra l'altro, insomma, questo festival in Sicilia, io ricordo, vabbè, ovviamente se li ricorda anche Lillo, ovvio, ma io mi ricordo tutti i passaggi che ci sono stati e diciamo anche all'inizio un po' le titubanze, insomma, dobbiamo farlo fino in Sicilia, come si muove le persone, ma come avete avuto modo di, insomma, chi lo conosce lo sa, chi non lo conosce penso che abbia già capito com'è il nostro Lillo, quindi una tenacia, una forza, e poi soprattutto una capacità di convincere con dati, con cose, un'organizzazione incredibile, avete sentito quante cose ha messo, quindi insomma ci ha conquistati tutti, c'è poco da dire, alla fine eravamo tutti convintissimi di aver sempre voluto farlo a Campobello Delicata da eravamo tutti, ma eravamo diventati una cosa praticamente scontata, ma certo, il Festival Nazionale della WILT, ma si fa a Campobello, ma mi sembra evidente, mi sembra una cosa normale, stava a Sandire, insomma. Quindi, e poi purtroppo è stato un grande dispiacere dover prendere questa decisione di rinviare, però insomma la parola è questa, rinviato. L'anno prossimo sicuramente ci rifaremo e faremo grandi cose, sono convinto. Anzi, infatti ragazzi, l'organizzazione il nostro buon Lillo e tutto il gruppo siciliano che è straordinario. È importante perché è davvero un grande messaggio di speranza. Ecco perché il teatro al tempo del Covid, è bellissimo quello che ha detto Lillo, è una festa solo rinviata, ragazzi, noi non ci arrendiamo, non molliamo neanche per un attimo. Assolutamente, anche perché tra l'altro volevo sottolineare che il sindaco di Campobello Delicata, Giovanni Piccone, aveva già stanziato dei soldi insieme alla sua amministrazione comunale per sistemare tutta la parte esterna della location dove noi dovevamo fare il festival, e questi lavori stanno per iniziare, quindi già in ritardo, ma iniziano, quindi diciamo che la fase di preparazione continua. Poi guarda, comincia già adesso, quindi praticamente non abbiamo dubbi. Loro sono già dietro lì a sistemare tutto, non c'è problema. Non puoi avere dubbi. E lo faremo senza mascherine. Guarda, ecco, esatto. Se continui faranno i giochi olimpici lì, se continui così faranno i giochi olimpici, faranno qualcosa. Io sono sai cos'è il fatto? Il fatto è che se tu sei innamorato di qualcosa, allora ci metti tanta di quella energia, tanta di quella forza che convince tutti. È vero, okay? Si vede. Noi siamo innamorati del teatro, io sono innamorato del mio paesino e quindi giustamente sono riuscito a convincere tutti con un progetto valido. Lillo, guarda, con queste parole io siamo costretti a congedarci da te, perché veramente hai detto tutto, però è stato davvero un onore e un piacere averti, perché hai trasmesso una passione così forte, così grande, che anche chi non sapeva nulla di Campobello Delicata, ti posso garantire che verrà a Campobello Delicata. Infatti è la stessa cosa, vedi? Così, lui è così. Hai visto? Sono tutti pronti lì ad andare a cercare la cartina, dov'è per arrivare? Ma dov'è? Andiamo giù. Volevo dire solo una cosa, una mia considerazione, perché è normale che diciamo che il Covid ha messo in ginocchio un po' tutti.
Ma volevo solo sottolineare e far ricordare soprattutto a chi ci amministra che il teatro amatoriale, anche se noi operatori del teatro amatoriale lo facciamo gratis perché lo facciamo per amore, voglio solo ricordare che attorno a noi ci sono i professionisti che lavorano, ci sono gli scenografi, ci sono quelli che fanno i servizi di pullman, ci sono quelli che fanno il servizio di service audio e luce, c'è tutto il mondo, tutto il resto del mondo che circuita attorno a noi è fatto di professionisti, di gente che porta il pane a casa. Quindi possiamo benissimo ricordare, ripeto, che il teatro amatoriale produce reddito ad altri. Quindi sarebbe opportuno magari, che ne so, anche in questa fase critica, ricordarsi anche di chi fa teatro amatoriale. Che ne dite? Lillo, tu hai toccato un tasto che adesso poi di cui parleremo e ti ringrazio anzi per averlo fatto. E quello che dicevo prima all'amico Giorgio Bruno, per farci sentire dobbiamo fare rete. Dobbiamo essere una marea, un'onda grande che porti la nostra voce anche nelle istituzioni e faccia capire, al di là dell'aspetto economico, che parliamoci chiaro è fondamentale, se no non si vive, ma anche l'importanza di quello che tu dicevi, di quello che ci diciamo sempre, di quanto il teatro amatoriale sia importante per la funzione sociale che svolge. E quindi questo è fondamentale, economia, ma soprattutto allevia il disagio, coesione sociale, inclusione sociale, emancipazione sociale, l'abbiamo detto mille volte, quindi grazie Lillo, grazie mille, grazie, ti abbraccio forte forte forte, ci vediamo presto in Sicilia, ciao caro, ciao, grazie, vi aspettiamo, ciao, grazie Paolo, a te, Lillo. Ciao, ciao, Lillo, grazie. Ciao. Paolo, che forza che è Lillo, eh? È una forza incredibile, davvero. Io l'ho, appunto, l'ho conosciuto qualche anno fa, quando aveva cominciato era entrato nel quadro dirigente della UILT, quindi chiaramente sai, una persona nuova, ma lo vedi, è una persona che in tre minuti che lo conosci, cioè, voglio dire, ti conquista subito, ha questo entusiasmo, questa energia, ma è poi quello che dice lui, insomma, è l'amore del teatro, è questo che alla fine fa agio su tutto e fa andare avanti contro qualsiasi cosa. È vero. E lui è così, e come lui tanti altri che hanno questa passione, poi lui giustamente ha sottolineato tutto ciò che gira attorno al discorso del teatro amatoriale, tutto ciò che è il teatro amatoriale, perché si porta cultura e arte in luoghi dove non arriverebbe mai, e soprattutto, io lo dico sempre, sì, un paese per venire fuori dai suoi problemi ha sempre bisogno di tutte le ricette economiche, sociali, politiche che vogliamo. Però la cosa fondamentale è la cultura, un paese senza cultura non va da nessuna parte, possiamo inventarci tutte le alchimie perfette, tutti i tecnicismi più oliati e più funzionali, ma se non c'è quello non si combina niente, questo è, e in Italia di questo ce n'è tanto bisogno, perché purtroppo siamo fermi, siamo in stasi da tanti punti di vista, diciamo dal punto di vista culturale, purtroppo la crisi dell'Italia è soprattutto una crisi culturale, questa, a tutto campo. Sai cosa è successo, Paolo? Sì. Io facevo un po' un'analisi in questi giorni, che questa pandemia, questo COVID ha permesso a chi come noi comunque aveva una voce, ma forse non veniva sentita così da un grande pubblico, di farsi sentire, cioè di dare l'alternativa. Intanto l'alternativa banalmente a dei programmi televisivi che non sempre sono di grande qualità. Ecco. E poi di poter parlare, lo diceva prima Lillo, di una cosa che, o forse lo diceva anche prima Giorgio, Bruno, di una cosa che spesso si dimentica e che invece fa parte della nostra storia. Lillo arriva dalla Sicilia, arriva dalla terra del teatro, greci, teatro, voglio dire, che appunto è l'arte in generale, nello specifico noi parliamo di teatro, però io credo, sono d'accordo con te, cioè la cultura deve essere riproposta al nostro paese e la cultura è la medicina alla pandemia, non alla pandemia solo al COVID, ma adesso non vorrei utilizzare, però forse all'ignoranza, al pressapochismo che spesso televisione o altri mezzi inducono a sposare. La cultura è veramente la medicina, ma non per diventare più colti, attenzione, non è per aprire proprio la mente, l'abbiamo detto tante volte, la mente ha bisogno di essere ossigenata e bisogna trovare delle medicine che siano alternative alla televisione o altre. Assolutamente. Può essere la musica, può essere qualunque cosa, però
il fatto di poterne parlare così pubblicamente forse fa accendere a qualcuno delle lampadine, la curiosità, la voglia. Lillo ci ha fatto venire voglia. Assolutamente, sì, esatto. No, assolutamente, hai perfettamente ragione. Io credo che una delle cose, insomma, perché poi è chiaro, quello che è successo è il disastro che sappiamo, però è successo, bisogna venirne fuori e bisogna soprattutto imparare la lezione, e qui ce ne sono tante di lezioni da imparare. Sicuramente, ecco, per un bel po' di tempo abbiamo visto sparire dalla circolazione televisiva personaggi politici di bassissimo livello, e non solo politici, che ci hanno ammorbato per anni con delle sciocchezze incredibili, anni a pendere dalle labbra di persone di uno squallore morale e culturale incredibile, e per un po' di tempo abbiamo avuto ospiti, personaggi, esperti, gente che ci parlava, uomini di scienza, che, come dire, a un certo punto sembrava quasi in questo paese che la competenza fosse una sorta di cosa di cui vergognarsi. Quindi come abbiamo avuto, diciamo, abbiamo dato spazio alle persone che conoscono le cose, che parlano delle cose di cui si deve parlare. Quindi già questo, forse, speriamo che rimanga una traccia. Dall'altro lato ci ha permesso anche di conoscere meglio questi strumenti, perché alla fine le videoconferenze esistono da un bel po' di tempo, si usavano pochissimo. Questi mezzi si sono sempre stati, sono stati anche sempre visti con tante polemiche, utilizzati spesso male, i social e tutte le varie polemiche. In realtà si è visto quanta importanza abbiano e come sono utili quando sono ben utilizzati. E proprio per quello che dicevi tu, abbiamo avuto la possibilità di parlare di argomenti che erano, come dire, che non facevano audience, perché naturalmente, ecco, e che invece in realtà, io ho visto, insomma, i numeri che avete fatto con la vostra trasmissione sono impressionanti, no? Questo dimostra che in realtà questi mezzi sono utilissimi. Direi anche, e qui entriamo nel campo del teatro, anche una lezioncina per noi del teatro, perché insomma, voglio dire, no, su questo a volte atteggiamento un po' così, un po' di distacco, no, ma perché, insomma, l'online, ma per la carità, io ho sentito quello che ha detto prima Giorgio, mi sembra, no? Sì, Giorgio. Dire, va benissimo, cioè, tutto ciò che permette di diffondere cultura va benissimo, poi ci sarà sempre il purista che mi viene a dire, come ho sentito in alcune trasmissioni, però cerchiamo di capire che il teatro non è quello in streaming. Diciamo, lo ringraziamo perché è un pensiero a cui non saremmo mai arrivati, ci ha fatto ricordare che il teatro si fa sul palcoscenico, non sul palcoscenico, si fa dal vivo, d'accordo, siamo tutti d'accordo, ma tutto ciò che veicola il teatro, quindi anche questi mezzi, quindi la tecnologia, ben venga, perché io sono uno che non ho mai avuto la possibilità purtroppo di vedere dal vivo Edoardo Di Filippo, meno male che ci sono tutte queste belle trasmissioni televisive che mi permettono di vederlo, certo. Sarebbe stata un'altra cosa vederlo dal vivo, ma voglio dire, è comunque una cosa straordinaria, e questo vale anche per, soprattutto per tenerci in rete, per farci conoscere. Quanti spettacoli possiamo vedere in questo periodo, quanti rapporti possiamo avere con altre compagnie grazie a questi mezzi. Quindi, come dire, come tutte le cose, la banalità delle banalità, uno strumento è uno strumento, bisogna usarlo nel modo giusto. Questa pandemia, mi viene da dire, sì, gli esseri umani hanno sempre bisogno di cose terribili ed eccezionali per imparare le cose, se ci deve essere un problema nel nostro DNA, però quantomeno questa roba, quantomeno ci ha fatto capire questo, e da questo punto di vista, ok, impariamo, ma andiamo avanti però, certo. Cioè, non è che diciamo, torniamo come eravamo prima, no, andiamo avanti avendo imparato e utilizziamo anche questi mezzi. Tutti noi vogliamo tornare in laboratorio a fare il teatro come si fa, insomma, è chiaro, però usiamo anche queste cose, insomma. Chiaro. Paolo, ovviamente tu come noi, diciamo, noi come WILT, dico noi perché insomma anch'io sono della WILT, però tu presidente nazionale della WILT, una struttura che raccoglie tantissime compagnie, 960 l'anno scorso abbiamo chiuso, quest'anno un po' meno, però nonostante questo abbiamo già più di 700 compagnie iscritte, quindi quest'amore è grande, lo si vede anche da questi numeri, cioè, quindi, però ovviamente anche tu hai una tua compagnia. Adesso io in questo momento voglio tornare un po' a livello territoriale, perché questa trasmissione vuole andare sul territorio, dall'Italia anche all'estero. E io vorrei far entrare QEM, che insomma una compagnia di cui, un'associazione di cui tu fai parte, e vorrei chiamare il presidente di QEM, Quinto Elemento, Francesca Rizzi, perché insomma, spero che sia in linea, se ce l'abbiamo. C'è Francesca. Ciao ragazzi. Ciao, benvenuta Franci. E io sempre di QEM, se siete d'accordo, farei entrare anche Danio Belloni, che è un altro, insomma, degno rappresentante di questa
di questa virtuosa realtà. Io vi ho seguito. Ciao, ciao Daniel. Ciao. E loro sì che sono degli esperti, ecco, e degli strumenti informatici. Parlavamo di tecnologia legata al teatro. Ora, Francesca, dici un po', come tu, insomma, sei una pioniera da questo punto di vista, siete andati molto avanti, avete precorso i tempi ancora quando la pandemia in realtà non aveva posto questo problema. Quindi un progetto in cui credete davvero molto. Sì, in realtà intanto grazie di averci ospitato, complimenti per questa iniziativa che ci fa mettere in moto l'energia. Dopo Lillo siamo carichi come siamo carichissimi. Beh, e poi una piccola cosa, insomma, mai come per noi è adatto questo titolo, no? Nel senso che noi siamo tutti collocati a Cremona in questo momento, chi sta parlando, tutti e tre. Certo. Siamo quindi in una zona dove mai come in queste zone, il teatro al tempo del Covid, abbiamo capito bene che cos'è. In realtà noi, l'associazione, il QEM ormai ha 10 anni suonati, e veniamo tutti da una formazione teatrale, siamo tutti innamorati di questa, abbiamo quella famosa malattia del teatro che ormai non ci passa più, quindi veniamo da lì, abbiamo fatto un percorso quindi che arriva da diverse parti, no? Quindi con diverse esperienze, ma di fatto dal teatro. Poi però, quando ci siamo incontrati, oltre a unire queste esperienze estremamente diverse, perché per esempio io ho fatto tutto un tipo di teatro, se si può dire, quello senza palcoscenico, quello che richiama un po' il teatro povero, insomma, tutto questo genere di scuola. Mentre per esempio Daniel ha fatto tutta un'esperienza più, per capirci, tradizionale, cioè ha fatto un lavoro diverso con diversi gruppi. Di fatto, insomma, abbiamo mischiato le nostre esperienze, però poi abbiamo iniziato, quindi ancora 10 anni fa, a sperimentare linguaggi. E il linguaggio del video, il linguaggio delle tecnologie, da subito ci ha catturato e abbiamo iniziato a inserirlo nei nostri lavori, studiando poi anche grazie al fatto che, insomma, Paolo ci ha fatto anche scoprire tutta la storicità di questo movimento. Tutta la parte del videoteatro per noi è diventata un po' così un grande mondo da scoprire, da sperimentare, peraltro non più tanto praticato, quindi ci siamo proprio, come dire, messi in gioco provando un po' tutte le modalità di videoteatro, che non è solo l'utilizzo del teatro in scena come si potrebbe pensare, in realtà no, non è solo questo. Ecco, ma abbiamo proprio sperimentato tutte le modalità attraverso le quali il video, non solo il video, noi per esempio siamo dei grandi studiosi anche di luce. Su questo Daniel è un grande appassionato, di suoni, per noi il suono, la luce, il testo, la parte attoriale, il video, le immagini, cioè abbiamo sempre cercato di unire tutti questi linguaggi e di creare quindi degli spettacoli che non sono propriamente spettacoli, diciamo così, tradizionali, ecco, che se vogliamo hanno anche pochissimo mercato, ma a noi piace andare avanti in questa strada. Guardate, io ho visto in un vostro spettacolo, nella vostra bellissima sede, tra l'altro complimenti perché avete una sede meravigliosa, storica, con un bel chiostro davanti, insomma, nulla da dire, anzi da invidiare in senso buono, voi lo utilizzate anche molto bene. Ho visto uno spettacolo che è il ritratto di Dorian Gray, se non sbaglio, dove ho visto peraltro nella vostra sede un sapiente utilizzo sia della tecnologia, ma soprattutto davvero luci e suono. Voi curate molto questo aspetto, avete questo suono che si diffonde in maniera perfetta, curata. Quindi Daniel, volevo dirti quanto è importante secondo te questo aspetto nella performance poi, cioè in scena. Beh, è molto importante perché... ci rifacciamo un po' al teatro post-drammatico, no? Ogni elemento, non solo il testo, ma ogni elemento diventa protagonista e si costruisce tutto assieme. Quindi non ci sono solo gli attori che sono in scena e che sono il protagonista e il coprotagonista, ma un senso di protagonismo ce l'ha anche la luce, ce l'ha il suono, ce l'ha il video, ce li hanno tutti quegli elementi che hanno la loro scrittura drammaturgica all'interno della scrittura drammaturgica del testo o dell'azione o della scena. Quindi è tutto un'amalgama di sensazioni che si possono creare tramite vari elementi, che sono appunto luce, suono
e personaggi e persone dal vivo che recitano come il teatro. È un mezzo, cioè il teatro chiaramente è un mezzo per raccontare storie, ma anche per suscitare emozioni. E all'interno del teatro stesso, nella sua globalità, ci sono al giorno d'oggi, poi abbiamo delle tecnologie che una volta non avevano e possiamo, anzi dobbiamo, almeno secondo noi dobbiamo, le utilizziamo per poter dare altre emozioni, per accentuarle o per, insomma, per dare una lettura diversa anche. Cioè, io, Francesca, Danio e Paolo, voi non vi siete fermati con la pandemia, voi avete trovato, cioè, proprio in virtù e grazie alla tecnologia mi pare che abbiate dei progetti che sono in itinere, ce ne volete parlare? Cioè, voi riuscite a fare laboratori anche in questo periodo, insomma. Tra l'altro mi ricollego a quello che diceva prima Sabrina a proposito delle emozioni. Noi facciamo dei laboratori dove questa parte la curiamo molto e quando è iniziata questa fase di stallo io non vi nego che avevo un po' di dubbi, nonostante sia così appassionata di tecnologia, a come trasferire questo lavoro che per noi è così importante, anche dal punto di vista del lavoro su di sé che fanno le persone, come trasferirlo con questo mezzo. E in realtà ci abbiamo provato attraverso ovviamente questo mezzo, quindi abbiamo trasferito i laboratori così su questo mezzo e abbiamo cominciato a lavorare. Devo dire è stata una scoperta continua, perché abbiamo visto le persone, qualcuno piangere, emozionarsi. Per me è stato veramente una scoperta di questo mezzo, cioè di come, nonostante il limite, quindi nel non potersi toccare, questi lavori producessero nelle persone comunque tutto quel comparto emotivo che abbiamo visto tante volte appunto nella sala, al centro, quando lavoriamo lì. E quindi questo, noi siamo andati avanti con i laboratori teatrali, quindi di fatto che facciamo sempre. Adesso abbiamo lanciato una serie di corsi online, quindi sono una serie di corsi sul lavoro su di sé che partono da giugno e una serie di corsi workshop di teatro, dove vogliamo cominciare appunto un lavoro tra giugno e luglio. Quindi saranno questi 2 mesi di questi percorsi. E poi, diciamo, la parte che ci sta stuzzicando di più è quella di un lavoro un po', diciamo, un esperimento. Quindi, come al solito, proviamo delle cose. Ci siamo domandati come fare, soprattutto in questo territorio dove probabilmente le restrizioni non sarà facile che le tolgano così, certo, velocemente. Come facciamo però a creare una, diciamo, un'esperienza ancora di condivisione? Perché la gente ha voglia di ritrovarsi, ha voglia di condividere l'esperienza con gli altri, ma qui ha anche molta paura del contatto con l'altro. Allora ci siamo detti, il teatro ha una funzione importante, il teatro deve anche poter accompagnare le persone a questo ritorno alla socialità, a questo ritorno all'avvicinamento. E così abbiamo pensato di sfruttare, diciamo, la tecnologia e partirà a giugno questo laboratorio che si chiamerà Tecnoteatro Open, perché sarà all'aperto e sarà un laboratorio che vogliamo portare in giro per l'Italia potendo, perché ci teniamo moltissimo come progetto, ed è un lavoro che lavora proprio sul suono, sull'esperienza attraverso il suono che gli attori fanno attraverso queste cuffie che sono collegate a un apparato che trasmette per tutti, certo, la stessa cosa, a cui quindi le persone riceveranno, diciamo, delle cose da fare, dei piccoli esercizi, e sentiranno suoni, e quindi un viaggio anche emozionale, un viaggio sensoriale che ci riporta nei parchi, che ci riporta nelle piazze, che ci riporta attraverso le vie delle città, a piccoli gruppi. Ci si può distanziare perché il trasmettitore arriva fino a 300 metri, quindi le persone si possono tranquillamente allargare, non hanno bisogno di toccarsi. Se c'è anche da tenere la mascherina all'inizio lo faremo così, però ci aiuta a tornare anche all'ambiente esterno attraverso questo lavoro. Molto interessante, un'idea molto 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 bella. Ti dirò che magari ci ragioniamo, la portiamo nella nostra sede anche, dove abbiamo un parco, sicuramente ci ragioniamo. È davvero una bella alternativa, ma poi soprattutto anche un esperimento che può portare ad altro. Cioè, non può essere, sì, può anche non essere, anzi sono sicuro che non sarà fine a se stesso. Perché è anche interessante, se ci pensate, l'idea
che al contrario di quello che capita di solito, se di sperimentazione vogliamo parlare, non, la gente fuori non sente, sono gli attori che sentono cose nelle cuffie, ma la gente fuori no. Immaginavo anche come possono reagire, ne parlavamo con Oliva, come potrebbe reagire un pubblico vedendo... Noi diciamo sempre che chi non sperimenta non scopre mai nulla, non ci sarebbe evoluzione senza l'esperimento. Il teatro sperimentale è fondamentale e anche queste iniziative sperimentali sono fondamentali. Noi potremmo avere un contributo, Daniel, purtroppo abbiamo qualche problema con l'audio, proviamo a mandarlo, se si sente bene. Sì, sennò, sì, ma immagino. Sì, è un contributo brevissimo. Vai. Ecco, non si sente. Sì, bene. Lo guardiamo però. Proviamo a vedere. L'audio purtroppo. Sì, comunque eccolo qua. È il Tecno Teatro Open, è quello di cui vi parlavamo. Bene, bene, molto bene. Io vi ringrazio tanto, Danio, ringrazio Francesca per questa bella testimonianza di fermento che continua ad esserci nonostante questo stop. Altro che stop, siete dei vulcani anche voi. Io Gianluca, io speravo di riposare un po', ma questi due qua ogni giorno ne inventano una, ma però mi sa che qua Francesca e Danio sono giovani e bisogna lasciarli un po' sfogare. Guardate quante belle energie che ci sono stasera, ci sono state, quante ne arriveranno ancora. Ecco, questo la dice lunga su come la passione, tornando a Lillo, animi davvero i nostri corpi e le nostre menti. Quindi non ci fermiamo, perché il teatro ce l'abbiamo dentro. E quindi grazie a voi. Il teatro aggiungo solo un concetto, come ha fatto qualcun altro in chiusura, a cui tengo tantissimo. Il teatro, e qui so che mi trovo insomma con due persone con cui che condividete quello che sto per dire, lo so già, il teatro è anche rete. È incredibile come a volte in questo comparto artistico, culturale, non sia sempre così semplice fare rete. Realtà, io invece... dico a tutti, pensateci, perché lo scambio di esperienze, il confronto con gli altri è la più grande ricchezza che possiamo avere. Nessuno di noi è arrivato da nessuna parte. Tutto quello che arriva dagli altri è un grandissimo arricchimento, e viviamocelo anche un po' così, perché siamo tanti, con tante energie, con tante idee, e quindi, come dire, mai come adesso c'è bisogno di tutti per stare assieme, per portare avanti assieme questo mondo. E peraltro c'è spazio per tutti, e poi è una cosa che deve essere moltiplicata, non chiusa, è il discorso che facciamo con Paolo. Voi dite sempre il teatro è una malattia, io credo che il teatro sia una cura, ed essendo una cura deve essere diffusa, largamente diffusa, e la rete, io sono d'accordo con te, la rete, in generale io credo molto nella rete, il teatro poi proprio per esperienza deve essere rete, quindi Francesca... concordo. Sì, assolutamente. Noi ne abbiamo fatto una missione, Francesca, anche con Officina, credimi, noi veramente per noi è importante. Non saremmo noi se non avessimo il confronto, saremmo autoreferenziali, a me non interessa. E noi ci gemelliamo da Cremona. Perfetto. Allora, ragazzi, Danio, grazie di essere stato con noi. Francesca, grazie a voi, ciao. Ciao, ti terrei un attimo dentro per far entrare Pardo, così lo saluti e poi congedo anche te. Va bene? Okay. Va bene. Ciao ragazzi, grazie. Ciao. E adesso andiamo direttamente a Bologna con il direttore artistico del Teatro Alemanni, nonché presidente regionale Wilt Emilia Romagna, Pardo Mariani. Ciao Gianluca, ciao Sabrina, ciao Paolo. Ciao. Questa volta mi voglio presentare sotto una duplice veste, la veste di presidente di una compagnia, che è la mia compagnia, e direttore del Teatro Alemanni di Bologna, che è un teatro preposto al dialetto bolognese. Ecco, perché dico questo? Dopo le bellissime parole che sono state dette e che io ho acquisito a livello spirituale proprio, quindi a un certo punto ho visto la vostra creatività, il vostro modo di agire, il vostro modo di essere attori e nello stesso tempo organizzatori. Ora io vi parlo del Teatro Alemanni, quindi vi parlo di qualcosa che non è più un divertimento, specialmente in questo periodo.
Certo. Perché il teatro Alemanni soffre. Il teatro Alemanni, che da 40 anni vive un'esperienza soprattutto tra i teatri maggiori di Bologna, oggi ha chiuso il sipario. Oggi il teatro Alemanni non è più un luogo di incontro per gli anziani, non è più il luogo di aggregazione fra le compagnie, e dove era la palestra per i laboratori che facevamo. Abbiamo dovuto rinunciare alla giornata mondiale del teatro, un grande dispiacere. Ora io vi voglio fare una piccola cronistoria del teatro Alemanni, perché io è da un anno e mezzo che gestisco questo teatro, perché alla morte di Gigi Pavani sono subentrato io con grande sacrificio, però vi dico che è un grande amore, perché il teatro non è la casa mia, è la casa di tutti, certo. È la casa degli attori, dei registi, dei tecnici, e quindi sentivo anche Danio e la Francesca, cioè loro vivono del teatro, e oltre ad essere attori, oltre ad essere registi, sono anche tecnici, e il teatro vive anche di questo. Oggi mi è venuta una telefonata di un nostro tecnico che piangendo ha detto, dice, non so come arrivare alla fine del mese, dammi qualcosa, e io purtroppo ho dovuto prendere dalla mia tasca dei soldi e darli, perché lo Stato non ha interesse al teatro amatoriale, non ha interesse alla cultura che veramente dà vita alla società. Perché noi siamo e rimarremo soltanto delle persone con una benda davanti, perché ci hanno bendati con questo coronavirus. Non abbiamo più la possibilità di parlare, perché soltanto siamo stati dimenticati, ma dimenticati dalla politica, dimenticati perché noi avevamo cominciato una stagione, diciamo, di grandi successi. Perché è un anno e mezzo che abbiamo iniziato il teatro Alemanni, dopo 40 anni che era stato tenuto dal mio predecessore. E vi dico una cosa importante: nell'anno e mezzo che io ho dato al teatro la mia vita, trascurando anche i doveri familiari, io l'ho dati al teatro. E il teatro come mi cambia questo? Col grande pubblico, con gli applausi, con la gente che viene, con tutte le persone che amano vedere il teatro, che amano vedere recitare, che amano tutte le cose che il teatro crea, gli scenari, le luci, le semplificazioni della vita. Perché anche il simbolo che mette la sedia sul palcoscenico è la sedia dove si siede il nonno, dove si sedeva il padre, e quindi è un simbolo di vita. Quindi fa cultura il teatro. E noi abbiamo fatto che cosa? Abbiamo fatto silenziosità. Mostruosamente silenzioso. Le sedie sono al buio, il sipario è chiuso, la gente muore di fame e nessuno si interessa. Forse saremo costretti a chiuderlo il teatro Alemanni, perché riaprire il teatro Alemanni significa affrontare delle spese che ovviamente non sono state pagate, spese che non sono state date a chi ha lavorato, e nello stesso tempo a gente che ha dato. Comunque, questo è quello che purtroppo è il mio lamento, anche se è bellissimo. Guardo, hai fatto bene a dirlo, perché allora in piccola parte, non come te, stiamo vivendo anche noi qui, perché noi abbiamo uno spazio, c'è da pagare l'affitto, c'è da pagare le bollette, è chiuso, stiamo resistendo. Vediamo, perché insomma capisco bene. Teatro Alemanni, vorrei ricordare una cosa, il Teatro Alemanni quest'anno
l'anno scorso abbiamo fatto l'assemblea internazionale del CIFT, che è un coordinamento internazionale del teatro di tradizione latina, quindi c'erano italiani, francesi, dal Belgio, dalla Tunisia, dal Marocco, il Quebec, cioè tutta l'area diciamo di tradizione francese, spagnola e portoghese. C'eravamo noi, eravamo ospitati lì, ovviamente non si è vista nessuna autorità, perché per la carità l'organizzazione internazionale del teatro probabilmente non porta voti, però ecco, non mi voglio sempre facilmente lamentare sempre della politica, perché poi anche la politica ha i suoi problemi, intendiamoci, è un problema più generale, cioè la politica poi rispecchia quello che è la dimensione della gente, e la gente ha sempre, diciamo, la cultura è sempre un qualcosa che arriva dopo, e purtroppo l'aiuto va ad altre cose. Sul teatro sì, qualcosa si sta facendo per il teatro professionistico, e capisco, per il teatro amatoriale ovviamente. Io vorrei però sempre dire questo, cioè questa parola amatoriale bisogna anche capirsi, noi abbiamo scelto un altro nome nella nostra organizzazione, che significa, noi ci chiamiamo Unione Italiana Libero Teatro, noi non siamo né amatoriali né professionisti né semi, noi siamo il libero teatro, che è quello che ha detto Pardo, c'è la passione, l'amore che ci si mette, quello che ci siamo detti finora. Certo. E purtroppo questo non è mai riconosciuto come meriterebbe. Ragazzi, io devo purtroppo ricondurvi nei tempi, perché abbiamo tanti ospiti, però io volevo far parlare Pardo, perché questo disagio che lui vive è un disagio che viviamo tutti, con la pena nel cuore. Oggi, Pardo, guarda, lo so che serve a poco la vicinanza di una trasmissione come questa e quella anche nostra personale, però questo tuo accorato appello davvero ha fatto venire i brividi e ha toccato nell'intimo. Io sono davvero triste, perché vedere un teatro vuoto, io manderei una foto del tuo teatro, se possiamo, se ce lo consenti, Pardo. Sì. Rendetevi conto di che meravigliosa struttura. E poi tra l'altro i soldi che abbiamo impegnati. Esatto, se pensate all'impegno di questi, diciamo, anche economico che c'è stato. Guardate adesso con la ristrutturazione che cosa è diventato, che cos'è questo teatro. Con quanto amore, con quanta cura Pardo ha curato la rassegna, ha curato la selezione degli spettacoli, ha curato tutto ciò che ruota intorno a questa magnifica struttura, che è anche un luogo di incontro, di confronto, di condivisione emotiva. Quindi, Pardo, io spero davvero, credo davvero dobbiamo provare a dare una speranza. Non possiamo permettere che il Teatro Le Manni chiuda, perché il Teatro Le Manni deve diventare un simbolo di questa nazione, di resilienza, di resistenza. Dobbiamo guardare con fiducia, e faremo di tutto, in qualche modo, ognuno col proprio contributo, anche singolo, come associazione. Io faccio un appello, poi magari chi vuole può contattarti, però dobbiamo in qualche modo far sì che questo teatro resista all'indifferenza, resista a questa pandemia e sia il segno tangibile di un futuro migliore per tutti. Grazie. Grazie a te, Pardo. Guarda, io direi, Pardo, tu ascoltaci bene, perché adesso stiamo per avere un collegamento a seguire, sì, interessarti. Io ringrazio Paolo Ascanni, presidente nazionale della WILT, ringrazio Pardo, che saluto con grande affetto. E faccio entrare Sabrina. Allora, questa volta passiamo in Sardegna e abbiamo un caro amico che è Marcello Palimode. Ci sei? Eccoci qua. Eccolo qua, un altro amico. Ciao a tutti. Ciao. Ghitangeli. Ghitangeli, vedi, lo sapevo che avrei sbagliato l'accento. L'ho provato 30 volte, Marcello, ha sbagliato, te ne rendi conto? Vabbè, non è stata attenta, dai, ma non facciamo finta di niente. L'ho fatta apposta. Ghitangeli. Un'altra realtà, un'altra isola, la Sardegna. Siamo passati dalla Sicilia, siamo arrivati a Bologna. La Sardegna, il teatro, la pandemia. Che succede? Allora, cosa succede? Parliamo prima di tutto, partendo proprio dall'atto, come dire, pratico della nostra associazione. Noi abbiamo cercato di organizzarci. Questa associazione, il Teatro Ghitangeli,
Gittanciale vuol dire canto d'offerta, una raccolta di poesie del Tagore, premio Nobel per l'economia, il ponte, diciamo, della cultura propriamente detta tra l'India e l'Europa. Noi che veniamo da una scuola di meditazione ci è piaciuto tanto, oltre che le grandissime poesie, ci è piaciuto proprio questa filosofia. Difficile, poco cacofonica, abbiamo deciso migliaia di volte di cambiare il nome, ma in 20 anni siamo ancora qui. Non lo cambieremo. Non ce la faccio. Non ce la facciamo. Siamo nati Gittanciali e Gittanciali resteremo. Ora, questa nostra associazione ha sposato immediatamente il teatro di ricerca. Abbiamo provato un po' a fare commedie e quant'altro, a immedesimarci, abbiamo fatto tantissimi lavori in tanti anni, però la nostra mission fondamentale è il teatro di ricerca. Siamo un gruppo di amici, lo facciamo per hobby e ci mettiamo dentro l'anima, appunto a conferma che questa storia di teatro dialettale non è, cioè dialettale vuol dire fatto per diletto, per amore, per passione. Non so usare le parole del mio bravo corregionale Lillo per entusiasmare tantissimo, non ce la farei, però ci metti tutta la passione dentro, fai quello che tu credi che sia giusto fare, non stai attento a portare lo spettacolo che piaccia allo spettatore, chiamiamolo spettatore, so che è un termine sbagliato, all'utente, perché venga e ti paghi un biglietto. No, tu fai il teatro perché ti piace, perché fa cultura, perché è l'amore per il teatro, ed è questo che noi cerchiamo di fare. Non abbiamo mai pensato a uno spettacolo, ma dai, facciamo questo, fa ridere, portiamo dentro i nostri bravissimi, non mi viene il termine stasera, abbiate pazienza, continuo a chiamarli. Siamo stati fortunati finora, perché grazie a Dio un po' in tutte le nostre rappresentazioni abbiamo sempre avuto, o quasi sempre avuto, il tutto esaurito. Il che vuol dire che anche le persone gradiscono questa nostra interpretazione del teatro. E questa è un pochettino la filosofia di Gittanciali. Forse ho sbagliato prima, Tagore non è premio Nobel, però io gliel'avrei dato. Perfetto, Marcello, ma ascoltami, però io so che voi non vi siete fermati in questo periodo. No, noi abbiamo lavorato in questo modo. Ci siamo prima di tutto incanalati in questo sistema di comunicazione telematica. Io sono un insegnante, ho provato quasi tutte le piattaforme. Costretto, grazie a Dio anche la scuola non aveva un'esperienza simile, lo dico con tanta orgoglio questo, o anche diciamo fortuna che non abbiamo avuto esperienze così, almeno a breve. Mi sembra che l'ultima grande peste proprio 100 anni fa, okay. E da noi mi ricordo sempre quello che disse: è finito tutto, Dio voglia 100 anni un altro, però era il 1920 e la stiamo, ma questa è una piccola digressione. Comunque devo dire, sto facendo un po', si può dire casino in Facebook, se no non lo dico, ho detto Tagore premio Nobel per l'economia. Sapete, io sono laureato in economia e commercio, e per me il Nobel che non esiste, in realtà è per la letteratura, ma va. Pensa. Vabbè, okay. Lasciamo perdere questo, perché non vorrei che domani uscisse la sera. Come? C'è qualcuno che ti sgrida lì dietro? Ma non dirlo, C'è Nina, il cagnolino. Abbiamo il tempo che scorre, però dimmi, voi non vi siete fermati. Comunque, tornando, scusa Gianluca, ci siamo un po' sovrapposti. Certo. Noi come stiamo lavorando? Ci siamo incontrati in una di queste piattaforme con i nostri amici e stiamo lavorando parecchio su Medea, un personaggino così, un'opera scritta l'altro ieri, siccome appunto perché noi non ci accontentiamo del poco, siamo andati dalla prima versione per seguire con Seneca, con Alvaro e con tanti altri, cioè proprio facendo un'analisi
guardandoci in faccia come ci stiamo guardando con voi, non è la stessa cosa e questo lo sappiamo, però ci sta dando veramente tanto. Abbiamo addirittura intenzione, perché ho sentito una parola bellissima, accelero i tempi perché so che sto andando oltre, però mi è piaciuta una parola molto importante, rete. Abbiamo nel progetto di metterci in comunicazione con un carissimo amico del nord, Nicola Di Benedetto, benché sia siciliano, vive nel nord, che è un grandissimo esperto di teatro classico, e ci darà ben volentieri, che lo voglia o meno, una mano nell'analisi di questo. Questo è fare rete, questo è comunicare, questa è anche la WILT, di cui sono presidente regionale della Sardegna. La WILT ci ha permesso di portare questa piccola esperienza che è Ghitangiali un po' in giro per l'Italia, a partire dalle Marche tanti anni fa, finire col DAMS, che per noi è stata una grandissima soddisfazione. Però io voglio collegarmi ad un'altra cosa molto importante che mi colpisce veramente, quello che ha detto poco fa l'amico Pardo. Abbiamo sentito tante belle cose, ho provato a raccontarle anch'io e vediamo se sono giunte, però Pardo ha parlato di una realtà che io conosco, che è in crisi, non è l'unica in Italia. Allora, ha parlato anche di uno Stato che presumibilmente, però chiudo subito qui, non si sta occupando appieno. Da noi si dice che quando l'acqua arriva alla gola bisogna imparare a nuotare, però lo dicono anche da altre parti. Allora è nata un'idea, nata qui in Sardegna, ci siamo confrontati con un caro amico, oltre che un grandissimo esperto del settore, col dottor Rocco Gotti, che ha una speranza dopo questa pandemia, una speranza legata all'economia, cioè quello di trovare, di dare una mano a rilanciare l'economia stessa, piccole e medie imprese, piccole ditte e perché no, anche le associazioni teatrali. Il terzo settore. Del terzo settore, sì. Ma tutti nella globalità, anche il teatrante che ha un altro lavoro che in questo momento è in profonda crisi, potrebbero probabilmente dargli una mano. Mi farebbe piacere che il dottor Cogotti ci desse una mano per spiegare un po' questa... Potrebbe essere qui, quindi un messaggio di speranza anche dal dottor Guido Cogotti. Quindi ben arrivato Guido, ben arrivato da noi. Buonasera Guido. Ecco, dicevo, un'idea nata in Sardegna... E abilita il microfono. Okay. Ecco fatto, perfetto, grazie, scusa. Prego, è un esperto del settore, vive di videoconferenze da diverso tempo. No. Dicevo, è un esperto del settore, una persona che sta dedicando la sua vita al no profit, ha avuto tantissime idee con la sua associazione che ci presenterà. Vediamo, cosa possiamo fare per il teatro post-Covid? Bene, intanto grazie per questo invito, grazie a Marcello per le parole gentili nei miei confronti. Diciamo, io faccio una libera professione, sono un commercialista nello specifico, quindi mi occupo di base di economia ormai da 40 anni, insomma, quindi c'ho un po' di storia. Direi che al di là di fare al di là della professione, quello che faccio nel sociale, sono socio del Lions Club International, anche lì da tanti anni, e diciamo mi sono sempre occupato dell'aspetto economico, no? Ovviamente abbiamo tanti soci che hanno caratteristiche diverse e quindi ci occupiamo un po' di tanti argomenti, ma io ho scelto chiaramente quel ramo perché era per me un pochino più congeniale. E nell'ambito di questa mia attività nel sociale, diciamo 5 anni fa è stato approvato, avevo presentato un progetto che nasce appunto in Sardegna, un progetto nazionale nel mondo Lions che si chiama Help Emergenza Lavoro, proprio tenendo conto del fatto che chiaramente il problema del lavoro è un problema purtroppo soprattutto dal centro-sud d'Italia, ma non solo, mi sento di dire ma non solo, un problema decisamente importante. Lo vediamo dai numeri, lo vediamo dal livello di disoccupazione, lo vediamo dal livello di povertà con il quale ci confrontiamo, diciamo, spesso e volentieri. E allora, qual è l'obiettivo di questo progetto, che si chiama appunto Help Emergenza Lavoro, ed è quello di mettere a disposizione le competenze dei soci Lions italiani, nello specifico, che sono
ne posso dire veramente tante. Noi in Italia siamo 40.000 come Sochi Lions, no? E abbiamo veramente caratteristiche un po' particolari, diverse. Vi dico che brevissimamente, che facendo un'analisi di chi siamo con un campione nord, centro, sud, su 10.000 persone abbiamo visto che siamo 2.800 liberi professionisti nelle varie ambiti, abbiamo 2.400 imprenditori, 1.800 funzionari della pubblica amministrazione, eccetera. Quindi diciamo che copriamo un po' tutti gli aspetti che possono vivere della società. Ecco, quello è l'obiettivo. Ovviamente gli interventi che facciamo sono, mi pare evidente, essendo del terzo settore, totalmente gratuiti. Diciamo che in funzione di questo progetto HELP è nato anche una fondazione che si chiama Fondazione Lions per il Lavoro Italia. Perché è italiana? Perché è una fondazione di partecipazione, questo lo voglio sottolineare, perché è una forma di partecipazione, di fondazione un po' particolare, un po' diversa da quella che tutti conosciamo, e che permette, oltre di poter fare aderire, oltre chiaramente ai soci fondatori, anche soggetti che non necessariamente sono Lions. Quindi diciamo una persona appunto non collegato all'associazione, che ne condivide però le caratteristiche, la missione, le finalità, può sicuramente farne parte, no? E quindi può avere anche un ruolo all'interno dell'operatività. Con questa fondazione quindi abbiamo svolto tutta una serie di attività ormai da un po' di anni, e ultimamente, diciamo quando, forse anche in tempi mi verrebbe da dire un po' non sospetti, diciamo che quindi 45 giorni fa mi è venuto in mente di creare con una serie di amici che collaborano all'interno della fondazione questo progetto. Questo progetto che è un'emergenza post coronavirus e quindi con riferimento all'economia, perché speriamo abbiamo superato l'emergenza sanitaria, no? Però sta ormai entrata, e lo vediamo, lo sentiamo tutti i giorni nei telegiornali, certo. Abbiamo un'emergenza economica che è veramente pesante, nel vero senso della parola, e che avrà tra l'altro una durata anche molto più ampia, ritengo, di quella che è l'emergenza sanitaria. E allora da lì ci siamo posti il problema: che cosa potevamo fare come Lions, no, per intervenire nei confronti di tutti, fondamentalmente parliamo di piccoli imprenditori, organizzazioni, ditte individuali, liberi professionisti, associazioni, perché proprio parlando con Marcello ci siamo posti il problema, quindi parlando del teatro, ma per quel po' che ho sentito prima, insomma ci sono anche in questo settore purtroppo situazioni di criticità, e quindi l'obiettivo è quello di dare la nostra disponibilità per venire incontro a queste esigenze. Guido, io ti faccio una domanda perché abbiamo bisogno di andare al cuore del problema, però giustamente era necessaria la presentazione, perché sennò non potevamo capire che cosa si faceva. Ma a un soggetto come Pardo, non so se hai avuto modo di seguire l'intervento. Ho sentito. Per esempio, giusto perché così creiamo un collegamento anche importante, come potrebbe essere utile questa tua iniziativa, questa iniziativa del Lions per un soggetto come Pardo Maiali? Allora, guarda, Gianluca, ti dico quali sono gli elementi e la strategia di questo progetto, che comprende 4-5 punti. Perfetto. Ma te li cito velocemente, perché così riuscite a capire qual è la tipologia di intervento. Allora, il primo intervento, uno del primo passaggio, è quello di creare un fondo di solidarietà, chiaramente tramite il mondo Lions, ma anche il mondo esterno dal mondo Lions, e quindi quelli che sono i privati, quelli che sono le aziende, quelli che sono gli enti pubblici, comunque, che condividono il fatto di fare un intervento pro soggetti, e quindi piccoli imprenditori che hanno criticità in questo momento. Il secondo aspetto che è importante è quello della creazione della banca del tempo, noi già lo facciamo per altri elementi, ovvero quello di creare una rete di soggetti che mettono a disposizione gratuitamente le loro competenze per n ore o per n giorni al mese. Abbiamo visto prima, vi ho citato prima un po' le caratteristiche del mondo Lions, per poter capire insomma che possiamo effettivamente cercare, poi non sempre risolviamo i problemi, ci mancherebbe, però cercare di risolverli o di aiutare a risolverli. Il terzo passaggio, ed ecco qui mi allaccio proprio alla tua domanda, è quello che noi operiamo per un accordo fatto come Fondazione Lions o con l'Ente Nazionale Microcredito, operiamo come soggetti tutor dell'Ente Nazionale.
Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che noi possiamo accogliere le istanze di chi ha delle criticità finanziarie, possiamo di conseguenza istruire una pratica e quindi seguire questa persona a titolo totalmente gratuito da parte nostra per quanto riguarda il nostro intervento, pre e post erogazione del finanziamento che viene fatto chiaramente dal sistema bancario. Allora, una cosa importante per quanto riguarda il microcredito, è, bisogna dirlo, è chiaramente un finanziamento. È un finanziamento che comunque per l'evoluzione proprio in relazione al coronavirus è passato da 25.000 euro più 10 a 40.000 euro più 10. E allora comincio a dire che 50.000 euro in un momento di crisi dove ciascun imprenditore, ciascun soggetto che si trova in difficoltà deve riprogrammare, deve riorganizzare, deve innovare, ecco mi sento di dire innovare, giustamente come è stato detto da altri ospiti della vostra trasmissione, quella che è la modalità operativa sino a ieri esistente. Perché non c'è dubbio che questa situazione attuale che si è creata ha comportato un cambiamento nel mercato, un cambiamento nella società e quindi bisogna attuare anche un cambiamento nelle proprie iniziative, che sia associazione, che sia impresa, che sia libera professione, ognuno di noi deve sicuramente cambiare qualcosa e adeguarsi a un mercato che è cambiato. E quindi ecco, credo di poter dire che questo finanziamento può essere per esempio una strada molto utile per avviare questo percorso di cambiamento. E un altro elemento che credo altrettanto importante, che ci viene proprio da una collaborazione stretta con determinate organizzazioni, è quella dell'utilizzo della moneta complementare. Non so se è un concetto che conoscete nella misura in cui abbastanza, perfetto. E allora diciamo spendo solo due parole per dire che chiaramente nell'ambito di questo rapporto di collaborazione che noi abbiamo creato con queste strutture che fanno moneta complementare, anche lì c'è la possibilità di avere un credito fondamentalmente in moneta complementare, comunque spendibile sul mercato. Questi due elementi, il microcredito dove ottengo euro e la moneta complementare che mi dà credito operativo, mi consente secondo me di poter riprendere con un po' di fiducia un'attività da rilanciare e comunque da riproporre sul mercato. Quindi per avviare un percorso chiaramente nuovo e quindi utile sicuramente per la società, ma utile soprattutto per le associazioni, comprese le associazioni che hanno, così come so, perché conosco Marcello, e ne sono stato a seguire chiaramente delle sue rappresentazioni, ma io sono un amante del teatro, c'è un abbonamento ormai da credo da 20 anni al teatro classico, alla prosa, per cui insomma mi fa piacere quindi questo tipo di iniziative del teatro, come è stato detto, teatro libero, ecco, che mi sembra veramente una bella parola, no? E quindi ecco, l'invito è quello a trovare a fare anche voi come operatori del teatro una strategia nuova, a creare innovazione nelle modalità operative e per quello che possiamo vi diamo una mano con la nostra organizzazione. Guido, io innanzitutto ti ringrazio molto per la tua chiarezza e la tua capacità di esposizione veramente sintetica e molto 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 lucida e soprattutto perché è arrivata proprio forte e chiara, però ti chiederei ancora una cosa se possibile. Certo. Chi volesse in qualche modo accedere o comunque anche a delle informazioni più dettagliate, possiamo dare un riferimento, insomma, come poter fare? Ecco. Noi abbiamo la fondazione ha una mail, la mail è info@rete-lions, che è scritto lions.it. Quindi ripetiamolo insieme, info@rete-lions, scritto lions.it. Esatto, punto it, ecco. Noi chi ha piacere e ha necessità di qualcosa ci manda una comunicazione, fa riferimento magari ecco, a questa vostra trasmissione in particolare, che così riusciamo a collegare un po' meglio la provenienza della richiesta e poi vediamo, poi ci sediamo. Anche noi ormai da sempre, diciamo da quando siamo nati, operiamo in videoconferenza, anche perché la composizione dei soggetti della fondazione arriva un po' da tutta l'Italia, anche dall'estero in qualche caso, per cui insomma è una necessità. Io ti ringrazio molto perché grazie. Comunque hai dato un'iniezione anche di speranza da questo punto di vista. Quindi, no, credo Gianluca, di sì, guarda. Posso aggiungere solo una cosa? Vai Marcello. Come rappresentante nazionale, come membro dell'esecutivo nazionale della WILT,
per qualsiasi informazione, se non si riesce a raggiungere Guido, io sono a disposizione e ben volentieri posso, visto i rapporti che abbiamo anche con Guido, ben volentieri sono a disposizione per mettere in contatto con la speranza di raggiungere buoni obiettivi. Certo, guarda, io ringrazio te Marcello perché ci hai dato l'opportunità di conoscere il dottor Cogotti, quindi Guido, insomma, vabbè, però è importante perché è comunque un elemento in più in un momento in cui probabilmente c'è davvero bisogno di sostegno. E poi perché insomma abbiamo scoperto una nuova realtà e un nuovo progetto. Quindi grazie Marcello Palimode, grazie davvero, grazie per essere stato qui con noi. Grazie a voi. Auguri per tutto, ma ci sentiremo presto, va bene? Dai, possiamo dire a Pardo, ce la facciamo, aiuto, va bene, ciao ragazzi. Ciao, grazie. Arrivederci. Ciao, Guido. Sabrina, adesso chi abbiamo? Qui abbiamo un grande momento adesso. E adesso proprio saltiamo oltre la nostra penisola, andiamo proprio più lontano. E qui abbiamo un momento che mi emoziona molto, perché tengo molto, e, insomma, mi ha emozionato fare un suo corso che non dimenticherò mai e poi mai nella vita e che auguro a tutti di poter fare. Abbiamo direttamente da Barcellona Jordi Forcadas, Teatro dell'Oppresso, Pato Tondo. Jordi, hola! Hola, buona notte, buenas noches. E abbiamo la nostra amica Sonia che ci fa da traduttrice. Sonia Encinas Sintes, giusto? Ciao, giusto così. Ciao, buonanotte. Ciao Sonia, ciao. Che dire, ciao. Io sono davvero emozionato perché parlare di teatro dell'Oppresso con Jordi in Spagna è un onore e un piacere, davvero. Igualmente, muchas gracias por invitarme. Allora, Jordi, dobbiamo parlare in fretta ma di tante cose, quindi non perdiamo tempo. Allora, Jordi, tu parli in rappresentanza dell'associazione Pato Tom di Barcellona, che è un'associazione che si trova in Barcellona e si occupa di che cosa? Diccelo tu. Es una asociación que trabaja el teatro del oprimido tanto en ámbito formativo como en intervención social. È un teatro che praticamente lavora dal teatro dall'oppresso come intervento sociale e puoi ripetere Jordi perché sono... E come formazione. Come sistema formativo anche. Sì, va benissimo, perfetto Sonia. Ok, ottimo. Un po'. Bene. Jordi, quindi tu, voi lavorate con quale tipo di utenza? Quali ragazzi avete? Quale persone vengono al Pato Tom? Tenemos en Pato Tom grupos de diferentes índoles. Estudiantes que vienen a hacer formación y en intervención social tenemos jóvenes, tenemos salud mental, tenemos escuelas y colegios especiales. Ok, Sonia. Adesso aspetta, Scusa Sonia. No, porque vas muy deprisa, entonces me cuesta memorizar todo lo que estás diciendo. Ci sono delle fasi formative. Di persone ho sentito. Di persone nella formazione ci sono delle persone con dei problemi sociali, dei problemi mentali se non ho capito male. Sì. Cos'altro hai detto? Scuole, dicevi? E con colegios especiales. Con sì, dell'educazione speciale, con dei problemi un po'... Quindi disabili. A livello disabili. Sì, scuole speciali, disabili, penso... Supongo che devono essere con algún tipo di discapacità, può essere? Hay discapacità e hay de comportamiento, muchas de comportamiento y de... Ci sono disabili con delle discapacità mentali e anche quello che trattano di più forse sono con dei problemi di comportamento sociale, chicos che hanno ritirato de sus familias. Sì, ragazzi che non sono con la famiglia, che hanno dei problemi di inserimento nella società. Perché acaban de llegar de otro país. Sono appena arrivati, sono dell'estero, sono appena arrivati, non hanno una struttura familiare, allora accogliono quel tipo di... Él es,
En ese aspecto trabajamos acompañando mucho las luchas como el racismo. Tenemos acompañamiento de gente que ya tiene proyectos de intervención contra el racismo, contra la por ejemplo, todo lo que ha pasado con los bancos aquí. Hemos acompañado mucho con Teatro Foro a todas estas luchas. Ci sono delle lotte, per esempio qua c'è stata tanta polemica con gli interventi delle banche, penso che siano anche per quando fanno delle los desahucios, intendo sí. Che quando hai problemi di sí. Desahucios. La no? PA, hemos trabajado sí. Mucho con la PA. Collaborano con degli organismi che aiutano quelle persone che magari vengono fuori di casa perché non ha pagato il mutuo o non ha... che li fanno fuori, allora collaborano con tutto quel settore di gente un po' più, diciamo, con dei problemi sociali, economici. Sonia, ho sentito che Jordi parlava di Teatro Forum. Esatto. Cos'è sì. Il Teatro Forum? Bueno, il Teatro del Oprimido viene del Brasil e è una tecnica di Augusto Boal. Que él lo que hace es trabajar con grupos los problemas y los pone en escena. Prácticamente el proyecto de lo preso viene dal Brasil del maestro Augusto Boal, que es quello que cerca di fare di mettere tutta la gente con dei problemi, fare un aiuto, un accompagnamento con i progetti teatrali. Paolo Freire, mi viene da pensare, la pedagogia di Freire. Totalmente, totalmente. Paolo sì. Freire lo che apporta, lo che pide è come accompagnare la pedagogia dell'oprimido. L'accompagnamento pedagogico dell'oppresso. Che deve essere una lucha, deve essere una lucha de derechos, básicamente lo che apela il teatro dell'oppresso. L'appello del teatro dell'oppresso è una lotta dei diritti sociali, intendo. Quindi il teatro dell'oppresso ha profonde radici di lotta sociale, insomma, perché mi pare di capire che è nato con Augusto Boal in un momento in cui c'erano profonde difficoltà sociali. Totalmente, totalmente. Sì. Boal se tiene che ir del Brasile la dittatura. Se tiene que ir de Argentina, se inventa una técnica teatral para evitar la censura, que es el teatro invisible. Él siempre va inventando un teatro según el momento político, incluso sí. Tiene una técnica inventada en Europa. Prácticamente Boal debe uscire a causa de la dictadura, tanto de Brasil, debe uscire de Argentina, y trova este método. Que lo llama, has dicho Jordi, el método del contra la censura para teatro. El teatro contra la censura. El teatro invisible. El teatro del invisibile. Sí, el teatro que c'è, ma non ci deve essere, insomma, non si deve vedere perché c'era proprio la censura e quindi non si poteva fare. E si è inventato questa tecnica. E Jordi, secondo te, questa tecnica è ancora importante oggi nella crisi sociale che viviamo? Creo que está por investigarse. Creo que todo el mundo está muy sorprendido y no sabemos exactamente dónde parará todo esto. Non si sa come finirà e quindi devi ancora investigarsi un po', cercare un po' di capire come finirá tutto questo. Guarda, Boal habla de un concepto que es la crisis, que la crisis es un momento oportuno de cambio. La crisis es un buen momento para hacer un cambiamento. Cuando tienes tu primera crisis de pareja, es un momento para replantear la relación y puede ir a mejor. Senti, Giorgio, posso farti una domanda que forse sí. Non avevamo pensato prima? Ma chi sono in questo momento gli oppressi? Bueno, creo que todos. Tutti. Lo que ha hecho esta crisis es humanizarnos. Questa crisi quello che ha fatto reconocer... è umanizzarsi. Sí, y eso es lo que hace el teatro. El teatro nos humaniza. Por lo tanto, hay algo semejante en lo que estamos buscando.
Hay varias luchas interesantes, por ejemplo, el teatro del oprimido, la lucha de entre lo individual y lo colectivo. Constantemente vemos que cómo se rige la sociedad por esos dos conceptos, cómo cada sociedad lo está llevando y cómo realmente cuando tú tomas la decisión de salir a la calle sin permiso, como un acto individual, ¿qué colectivo está viviendo las consecuencias de lo que tú haces? Es un punto que en el teatro de lo preso siempre hablamos desde el colectivo, no desde el individuo. Y eso para mí es muy interesante, ver cómo en la calle estamos mirándonos, pensando, ¿tú tienes que estar ahora en la calle o no tienes que estar? ¿Por qué estás en la calle sin mascarilla? Está generando algo que puede ser bueno, pero puede ser también fascista. Ok, aspettiamo Sonia, che, perché hai fatto un concetto molto lungo. Sì, praticamente è una lotta tra le attuazioni individuali e quelle collettive. Adesso quello che dice lui è praticamente che noi usciamo, tu esci per strada e praticamente ti controllano, no? Esci, sei con mascherina, sei senza mascherina, sai, qua c'è... E c'è questa lotta tra quello che deve fare l'individuo da solo o quello che deve fare come comunità. È così, Jordi? Totalmente. Molto bene. Il teatro, también pretendemos che il teatro lo haga tutto il mondo. Tutto il mondo deve fare teatro. Vogliono che il teatro lo facciano tutti. Il problema è che il teatro si è vuelto per unos pocos che viven del teatro. Y ese es como el hecho colectivo que se ha perdido. Hay gente que se ha quedado con el teatro. Esto es teatro verdadero. Y el teatro es la esencia del ser humano. Todos jugamos a teatro desde que tenemos 2 años. Pero también lo hemos perdido. Loro cercano di fare più popolare il concetto di teatro, perché da quello che ha detto, il teatro è venuto preso da qualcuno, cioè come qualcosa di che solo possono farlo qualcuno. Invece per lui il teatro è l'essenza del vivere, e facciamo teatro anche da piccoli, è una cosa molto generale. Sì. Jordi, il teatro dell'oppresso io l'ho scoperto grazie a te e credo davvero che abbia ancora una grandissima funzione per l'evoluzione della società e per liberare gli oppressi dall'oppressore, insomma, se non altro riconoscere sì. L'oppressore. Sì. Perché quando parliamo di oppressioni, in italiano il termine oppressore ha un'accezione molto particolare, ma in realtà gli oppressori ci sono in tutte le cose della vita ordinaria, nel lavoro, insomma, in ogni questione. Come funziona? Ci puoi dire brevemente com'è la struttura del teatro dell'oppresso? Come funziona quando uno va a vedere uno spettacolo del teatro dell'oppresso? Uh-huh. Bueno, es que es muy compleja tu pregunta. Sí, scusami. Abarca, tengo la presión de explicar muchos conceptos en poco tiempo. Hai ragione. A ver, una cosa es cómo funciona y la otra es cómo enfocamos quién es el opresor y actualmente quién es el opresor, ¿no? Sí. Hablábamos de certo. Por ejemplo, ahora vemos otra polaridad que antes se me ha olvidado decir, es la polaridad de lo que es la salud o la economía. Aquí tenemos una polaridad brutal social ahora, la gente que defiende que antes la economía o antes la salud. La polarità tra la salute e l'economia, cos'è certo. Prima? Cosa dobbiamo priorizzare? Salute, economia? È vero, Jordi. Guarda, aquí se dejan ver, en esta lucha económica, se dejan ver los opresores estructurales. In questa lotta economica si fanno vedere gli oppressori strutturali. La gente mayor no da dinero. Se van a morire la gente mayor. Gli anziani non producono soldi, quindi quelli che stanno morendo sono gli anziani. Pensate, è vero, è proprio vero. Jordi, guarda, è stata una testimonianza molto preziosa la tua. Noi dovevamo fare un laboratorio presso Achivasso, a Torino, insomma, vicino a Torino,
con te lo scorso weekend. Anche questa è una cosa che dobbiamo solo rinviare. Avevamo già tutto pieno, erano tutti entusiasti di vederti. Possiamo dire che tu tornerai, vero? Tornerai comunque appena si potrà. Ovviamente, ovviamente. Italia, trabajo en Roma, tengo grandes compañeros teatreros, la María Giovanna que estará. María Giovanna, adesso la facciamo entrare, così ti saluta dal vivo, va bene? Agia. Eccola, ciao. Bellissima. Ay, qué alegría verte, Sí, mira, me parece raro de no poderse abrazar así, bueno. Sí, pero estás bella como siempre. Sí, tú también. Bueno, pues un gran abrazo. Qué alegría verte, qué alegría. Dai, sarà bello rivederci tutti insieme in un bel laboratorio, una grande festa faremo. Saremo. Sonia, muchas gracias. Gracias a tu. Grazie a tutti. Scusate se non l'ho fatto. Sei stata bravissima. Sei stata bravissima, Sonia. Preziosa anche tu. Preziosa come Jordi. Jordi, ci vediamo presto. Ti do un grande abbraccio. Ciao. Jordi, amico. Un beso a Said e Adriana a todos. Da tua parte, a Saida. Ciao. Ciao, ciao Sonia. Buona vita, mio amor. María Giovanna Rosati Hansen, attrice, drammaturga, regista, conduttrice teatrale, insomma chi più ne ha più ne metta, però un amante del teatro, su questo possiamo dirlo, possiamo concludere così. Sì, è il mio amante da 57 anni, sì sì. Da dove ci parli adesso, cara María Giovanna? È un amante faticoso, però un amante che adesso è sparito ma poi ritornerà, perché ogni tanto fa così. Come tutti gli amanti. Gli amanti, María Giovanna. Certo, va bene così. Cosa fai? Senti, volevo dire una cosa. Quando io sono venuta in Italia, stavo a Londra, e poi in Italia io ho fondato l'Istituto Teatrale Europeo, che sono 47 anni che esiste. Ebbene, io facevo teatro a Londra e qui. Non c'era tutta sta differenza tra teatro amatoriale, teatro professionista, cioè facevamo teatro, si faceva teatro. E io credo che se lavoriamo bene, forse si può ricominciare a fare teatro. Fare teatro con questo concetto, libero teatro. Io credo fermamente, oggi forse più ancora di prima, che bisognerà aggiustare un po' il tiro, nel senso che ci sono degli spettacoli, io ti pregavo di mettere in scena, di far vedere insomma un pezzettino del video se non si sente perché tanto è María Giovanna, se tu vuoi lo mettiamo sotto mentre tu parli, così lo vedono, va bene? Come tu vuoi. Vai pure. Anche lì si può vedere come gli spazi li tenevamo indipendentemente, c'erano solo due scene in cui lo spazio non era mantenuto, la scena del bacio e la scena del duello, ma con la scena del duello avrei pensato di mettergli un bavaglio o qualche cosa, ma eravamo comunque tutti sempre molto, ecco, forse questa scena non si sarebbe potuta fare, però capito, il teatro si può rivedere creando dei distanziamenti e si può rifare. Per esempio Ecclesia Suzzai, che ho fatto al mio festival l'anno scorso, si può rivedere tranquillamente, basta tenerle un po' più larghe le attrici. È il pubblico che non si può tenere distanziato o con la mascherina. María Giovanna, allora bisogna fare teatro all'aperto. Sì, vedi, María Giovanna, innanzitutto diciamo cos'è che stiamo vedendo. Stiamo vedendo di Calderón de la Barca, La vita è sogno. È dedicato a Jordi Forcadas, Calderón de la Barca è il loro Shakespeare, se vogliamo, no? Certo. E si può fare questo spettacolo all'aperto, si può fare all'aperto, si può fare con il pubblico distanziato, il pubblico magari la mascherina la può tenere, certo gli attori no, ma come tu vedi sono pochi i momenti in cui si stanno vicino. Capito? E quindi si può stare distanziati. Certo, scene così si farebbero diversamente. Chiaro. Ok? Certo, quindi dobbiamo...
dobbiamo trovare delle soluzioni. E io chiederei a Piero di metterti di nuovo ingrandendo l'immagine, così guardiamo il tuo bel viso, che mi manca, ogni tanto voglio vederlo. Era meglio Calderon della Barca, se vogliamo. Sei bellissima Maria Giovanna, ha ragione Giordi. Che dire, come dire, tu hai dato un'ennesima dimostrazione come il teatro non si ferma e dobbiamo pensare di non arrenderci a questo periodo e guardare al futuro con delle soluzioni alternative. D'altronde è importante riformulare quando ci sono delle problematiche. E il teatro ce lo insegna spesso. Possiamo farlo. Riprendiamo in mano gli spettacoli e li rivediamo tenendoli larghi gli attori. E il pubblico bisogna farli d'estate all'aperto, ma noi abbiamo le estati lunghe. Certo, non voi a Torino, non voi a Torino tanto. Più nel sud, in Sicilia, se vogliamo. Tutti a Campobello di Licata. Sicilia è più facile. Però abbiamo la possibilità di fare teatro all'aperto e questo secondo me è una cosa che dobbiamo mettere in moto i parchi, dobbiamo chiedere ai sindaci di darci i parchi per fare teatro. Certo, hai ragione Maria Giovanna. Senti, avrebbe Facciamo dovuto così. Esserci qui con noi, sì. Avrebbe dovuto esserci Patrick. Ma non c'è? Non c'è perché abbiamo provato fino a un'ora fa, tutta la sera, purtroppo è un posto in cui non ha un wifi che consente un collegamento. Sì, perché sta nel paese della sua mamma, dei suoi genitori, perché la quarantena la sta facendo lì e voi non avete idea di che paese. Sì, insomma, non è a Varsavia, è in campagna, però facciamogli un grande saluto, un grande attore, insomma, dalla Polonia e va bene. Io però, se tu rimani ancora un attimo con noi, Magia, Maria Giovanna viene chiamata Magia, ecco perché la chiamano. Sì, mi chiamano così, chiamatemi Magia, che si fa prima. Ok, stavo dicendo, però facciamo entrare un'altra attrice da Londra, facciamo entrare Chiara D'Anna. Chiara! Ciao! Hanno tutti partecipato, Patrick non c'è, Chiara, tutti al festival che quest'anno doveva essere al 15° anno, mannaggia gli pescetti, e invece è saltato. Vabbè, lo faremo, facciamo un anno sabato, facciamo l'anno prossimo. Il prossimo infatti anno. Infatti dobbiamo fare, che possiamo? Infatti ti abbiamo messa in mezzo a tutti i tuoi amici. Potresti fare da tre d'unione. Cosa succede a Londra? Cosa succede più o meno, penso, cosa sta succedendo un po' dappertutto, cioè i teatri sono chiusi e fanno fatica e quindi quello che i teatri fanno è che si possono guardare online, streaming, le produzioni più importanti, tipo del National, eccetera, e attendono che il governo dia un po' direzioni un po' più chiare. In realtà l'area che tira, proprio oggi ho ricevuto una mail dal The Stage, quindi che addirittura dice fino a primavera 2021 nulla di teatro, proprio per andare a teatro, che è un grosso trauma, soprattutto come sai, Maria, Londra pulula di teatri. È tutto un teatro. Non so pensare alla mia Londra senza coi teatri chiusi. Non so pensarlo. Chiaro. Tu pensa che il festival di Frank Radug, che a Frankfurt Oder, faranno il festival quest'anno tutto in video. E hanno preso il mio La vita è sogno e sarà rappresentato in questo festival. Poi vi manderò i link per andarci a vederlo. Ragazzi, da quello che traspare non c'è niente da fare, nel senso che fin quando non si sblocca la situazione, dovremo ricorrere necessariamente a mezzi alternativi. Però Chiara, volevo farti una domanda. Un'attrice professionista come te, che vive di teatro, come lo vive questo? Era il campano. No, perché è importante, perché io conosco tante persone che stanno vivendo un grandissimo disagio, quindi spesso non si tiene conto di questo disagio degli attori, ecco, si parla di tutto, ma insomma è un settore che viene sempre un po' marginalizzato. Non so se, immagino che tu abbia avuto anche questa forte impressione, anche a Londra è così?
Sì, è così, devo dire la verità, perché adesso non so, perché non so come sia la situazione in Italia. Quello che c'è qui, ma è un palliativo, è che ci sono, si possono, per esempio, la l'Art Council England, che è praticamente un, dove si possono richiedere sempre, si fanno tipo fondi per gli artisti, sia gli artisti individuali che le organizzazioni, avevano messo questo fondo straordinario in cui si poteva fare una, si potevano ricevere dei soldi, ma si tratta di un palliativo, tipo al massimo, e poi non tutti li potevano prendere, questi soldi di 2000, tipo l'equivalente di 2500 euro, ma giusto per, capito, sono cose piccole, sì, molto piccole. Noi neanche quelle, Chiara, quindi voglio dire. No, e poi oggi guardavo, appunto, stavo dando un'occhiata, ci sono altri piccoli, tipo, come si chiamano, organizzazioni non governative, tipo charity, come si dice in italiano, charities? Carità. Sì. Caritas. Sì, delle organizzazioni in cui di nuovo gli artisti come individui possono chiedere piccolissimi fondi, però non è che si tratta di un intervento così, così significativo. Chiara è un'attrice, cioè lei lo fa di lavoro, vive facendo l'attrice, sì, appunto, quindi... Io sono in pensione. In realtà volevo dire... C'è una fortuna essere in pensione. Vedi? No. Però fortunatamente io insegno anche, quindi parallelamente, e infatti, ma comunque anche quello non va bene, perché in realtà avevo una serie di laboratori di commedia dell'arte, tra l'altro anche una situazione molto bella, perché d'estate vado all'Accademia, cioè l'Accademia dell'Arte ad Arezzo, che è una scuola americana, e sarei dovuta andare a luglio e non ci posso andare, quindi una serie di cose sono saltate, però mi sto inventando, come dobbiamo far tutti, sono inventata un corso di commedia dell'arte, e quindi sono fatta un sacco di video a casa. Che bella, bella idea, Chiara. Chiara, noi abbiamo avuto ospite al nostro festival internazionale di Chi va sul tuo spettacolo, che possiamo dire ha vinto meritatamente, quindi un bellissimo spettacolo, Don't You Dare. Siccome ci sono molti operatori teatrali e collegati in questa trasmissione, sia come ospiti ma sia come ascoltatori, e sicuramente mi permetto di consigliarlo. Io non so se abbiamo un contributo, non si sente, però magari qualche immagine possiamo mandarla, non so se Piero può farlo, indipendentemente dall'audio che non c'è. Però voglio dire, tu, cioè, in questo spettacolo la cosa bella è che ci sono tanti elementi, tu esplori più stili e ovviamente c'è anche la commedia dell'arte, quindi insomma La tua preparazione sulla commedia dell'arte, la tua passione per la commedia dell'arte, come nasce? Da dove nasce? La mia passione per la commedia dell'arte nasce proprio come mi sono innamorata, come si dice, l'amore a prima vista, nel senso, mi sono letteralmente innamorata quando un'estate io facevo la scuola di teatranza a Moncalieri, e un'estate invitarono il maestro Claudia Contini, che è un arlecchino eccezionale di Pordenone. Certo. E andai a vedere il suo spettacolo, che era Gli abitanti di Arlecchina, che è una conferenza spettacolo sulle maschere della commedia dell'arte, ed era in una piccola chiesina, una chiesetta a Moncalieri, e io ricordo che rimasi fulminata, e ricordo la luce negli occhi di questa donna, Claudia, incredibile, e mi ricordo, non capivo cosa stesse succedendo, proprio con le lacrime, ho detto io voglio fare questo, e poi feci il laboratorio con lei, e poi progressivamente, devo dire la verità, ho approfondito la mia conoscenza sulla commedia dell'arte qui a Londra, perché appunto ci sono meno persone che fanno la commedia dell'arte, mi hanno chiesto di insegnarla, e poi da lì è nata più anche la mia ricerca, anche il mio dottorato che è sulla commedia dell'arte, sono ritornata in Italia e via. Ecco. Adesso qui si vedranno ancora alcune immagini. Sì, guarda, tu hai citato Claudia Contin, credo che sia il non plus ultra non solo in Italia ma anche in Europa, un arlecchino famosissimo, davvero eccezionale, quindi sicuramente ha folgorato moltissimi sulla via della commedia dell'arte. E, Chiara, io
ho in mente alcune scene del tuo spettacolo, perché in realtà, ecco, le ho in mente perché non si vedono. Perché non si vede. È meglio averle in mente, perché se purtroppo non, ecco, vedi, qui tu tocchi tanti temi in questo spettacolo. Tocchi fondamentalmente la condizione della libertà, la condizione della donna nella sua evoluzione, però utilizzi anche tanti stili. Insomma, emerge il tuo essere poliedrico come artista. Grazie. Beh, in realtà forse è una cosa, ne abbiamo discusso quando ero a Chivasso, perché in realtà l'arte è arrivata a un certo punto, però allo stesso tempo io, molta della mia formazione in realtà viene da un ambito completamente diverso, che in realtà è il teatro polacco e più la vena grotteschiana, diciamo. Quindi... Che è la mia vena, tu lo sai, ci siamo confrontati su questo. Esatto, quindi sono due mondi diversi, diversi per noi. Sì. Ma infatti ti interrompo perché ci ha colpito proprio questo, l'idea che lì dentro c'è tutto, cioè passi da Grotowski al teatro fisico, al teatro povero, alla commedia dell'arte, e questa è stata la forza di questo spettacolo. Tanto tu hai fatto il Fringe anche a Torino, se non sbaglio, vero? Sì, lo spettacolo l'ho portato per la prima volta in Italia grazie a Magia. Io ho avuto il tuo nome grazie a Magia, figurati. Poi a Torino. Anche. Come fareste senza di me, mi chiedo. Esatto. Ma, Magia ha aperto le porte. Esatto, e poi Chivasso. E devo dire che le tre versioni sono differenti, cioè nel senso comunque è maturato moltissimo, e poi a Chivasso l'ho portato con Yelmar, che è il mio collaboratore grandissimo scenografo, e quindi l'ho potuto portare con grandissimo tutto. Con tutto. Guardate, noi abbiamo ancora delle persone che ci dicono di aver avuto una suggestione su quelle scenografie, con quelle luci, con quegli elementi pazzeschi, davvero complimenti. Io sono stato molto contento di ospitarti al mio festival, davvero. Guarda, Chiara, ti dico una cosa, guarda che cosa ho dipinto, perché adesso mi sto dando alla pittura, perché non so cosa fare di me, pensando alla commedia dell'arte. Già. Wow. Questo è l'ultimo quadro che ho fatto. Pensando alla commedia. Non conoscevo l'Ed. No, mi suicido, perché se non so che fare, devo dipingere. No, Maria Giovanna, no. Ragazzi, io starei qui a parlare con voi fino a domattina, ma siamo esattamente arrivati al momento in cui dobbiamo lasciarci. Volevo solo dirvi un'ultimissima cosa, che una cosa carina che è nata, forse la cosa proprio più divertente che è nata da questo Covid, è stato un progetto che sto facendo con altri attori italiani a Londra, e stiamo leggendo il Decamerone di Boccaccio, quindi ci incontriamo, sì, e quindi dovete assolutamente guardarci, perché noi lo mandiamo, ci divertiamo tantissimo, ci incontriamo il venerdì, lo proviamo, leggiamo, giriamo una novella con un regista. E facci sapere quando, come. Ma certo, siamo su YouTube e tutte le domeniche, e ovviamente le ultime due che ho diretto io ovviamente sono quelle più anticlericali. C'è un link, guarda un po', c'è un link, sì, link. Vi mando, siccome è difficilissimo, ce ne sono così tanti di Decameroni su YouTube che è difficilissimo trovarci, ma io vi mando, dammi il link, devi darci il link. Vabbè, su WhatsApp faremo in modo di se vuoi lo puoi scrivere nella chat qui a fianco, giusto. Okay. Nel frattempo, Chiara, io ti saluto e ti impegno a venire magari da noi in primavera prossima a fare un bello stage di commedia dell'arte. Volentierissimo. Perfetto. Maria Giovanna, un abbraccio grande. Vengo anch'io. Certo, va bene, su quello scontato. Anche perché guarda da dove trasmettiamo, riconosci il soffitto? Dove dormi sempre tu quando vieni. Avete cambiato location. Io ho solo girato, ho cambiato la stanza, ho fatto tutto un casino. Ragazzi, dovevo far entrare il prossimo ospite, è stato un onore e un piacere avervi. Vi ringrazio, vi abbraccio. Ciao. Quindi adesso è arrivato il momento, in quasi perfetto orario, abbiamo 3 minuti di ritardo, però solo, di un amico, un grande professionista, un conduttore teatrale, un grande esperto di comunicazione, che ci dirà come è cambiato il modo di comunicare al tempo del Covid. E con noi, dalla Toscana, dalla provincia di Lucca, Enrico Pinna. Ciao Enrico! Ciao Sabrina! Ciao Enrico! Ma ciao. Che piacere vederti! Anche mio! Speravo in realtà di salutare al volo Maria Giovanna, Magia, perché è uno stato...
ho notato che il programma praticamente da Jordi in poi è diventato... Guarda, l'abbiamo rimesso. Praticamente la magia, stai facendo tipo Raffaella Carrà, è diventato Carramba questo programma. Grazie a Gianluca Sabrina, io non ho nessun merito o demerito, diciamo. Grazie ragazzi. Ciao Maria Giovanna. Grazie perché avete fatto dei regali bellissimi oggi. Ciao. Benvenuto, ti ascolto. Ciao magia. Enrico, allora veniamo a noi. Tu sei un grande esperto di comunicazione, sei un formatore, sei un conduttore teatrale. Allora, incuriosisce, non abbiamo parlato, abbiamo parlato di tante cose, di teatro, ma in realtà non abbiamo affrontato bene il concetto di comunicazione, ovvero come la comunicazione, proprio nel senso più ampio del termine, abbia subito un mutamento in questa pandemia. Enorme, enorme. Io ho seguito praticamente quasi tutto il programma questa sera con voi, e ho ascoltato testimonianze importanti di teatro di performance, ho ascoltato testimonianze importanti di teatro sperimentale. C'è qualcosa di più che secondo me deve essere probabilmente trasformato del teatro. Il teatro si deve evolvere, che è proprio l'ambito formativo. Parliamo del teatro come linguaggio, ok? Cioè noi comunichiamo attraverso il teatro in tanti modi. Mi ha colpito tantissimo e me lo sono insegnato una frase che ha detto Jordi durante il suo intervento, che noi il teatro in realtà ce l'abbiamo con noi, dentro di noi, dai 2 anni. E poi ha detto una cosa particolare, ha detto: ma lo abbiamo dimenticato crescendo. Ecco, è esattamente questo. In realtà dobbiamo capire quello che del linguaggio del teatro c'è in ognuno di noi. Ogni linguista sa che il teatro è linguaggio, e ogni linguista sa che il linguaggio è stare in relazione. Quello che di più in questo momento ha colpito, secondo me, chiunque abbia uno spirito teatrante di qualsiasi rilievo, che sia in realtà di performance o di formazione, sa che quello che ci ha colpito molto è l'assenza e la distanza. È vero, il video, santo video, santa tecnologia, immaginate questo periodo se non ci fosse stato internet, ok? Forse qualcuno di noi in una vita precedente ha vissuto la famosa spagnola e siamo stati premiati, allora l'abbiamo rifatto però con la tecnologia, fortunatamente. Quindi sicuramente non possiamo, diciamo, sputare sul piatto dove stiamo mangiando. Il video sicuramente, certamente ci sta aiutando tanto. In che modo? In 2 mesi di clausura riusciamo a stare in relazione virtuale con i nostri affetti. Chiaramente noi non ci possiamo però sostituire con i cineasti. Il teatro non è video. Questo è mestiere, questo è lavoro di altri. Quindi noi dobbiamo capire in che cosa ci può essere d'aiuto il video. Benvengano appunto tutte le sperimentazioni a livello anche linguistico di teatro, però dobbiamo fare di più. E riflettiamo anche solo sul fatto che secondo me quest'anno passerà alla storia, perché da tutte le performance teatrali che si vedono, ma se voi fate caso anche ai video musicali che si vedono sui canali televisivi, quando mandano i video, no, delle canzoni, praticamente il 2020 è tutto pregno di video fatti di gente dai pettorali in su. Cioè noi stiamo praticamente omettendo buona parte della nostra comunicazione in questa relazione virtuale. Molte regole del linguaggio andranno totalmente riscritte. Pensate alla prossemica. Pensate che cosa sta causando in noi il distanziamento sociale. Ho letto, non so se fosse un esperimento o forse un decreto, mi sembra lombardo, dove si mettevano o si mettono tuttora dei braccialetti che vibrano ai bambini all'asilo. Sì. E questi bambini, quando raggiungono il 1,50 m, mi sembra che sia qui in Toscana, da dove parlo io, il distanziamento è addirittura superiore. Noi abbiamo l'obbligo in Toscana del 1,80 m, ok? A questi bambini il braccialetto vibra, praticamente sembra un esperimento quasi pavloniano, no? Con gli animali. Voi immaginate a questi bambini che cosa resterà di questa sensazione, che se mi avvicino a te io inizio a vibrare, quindi mi devo allontanare. Qualche cosa resterà. Un vero e proprio condizionamento, infatti. Sì, ma resterà anche in noi adulti, onestamente. No?
la famosa prossemica, quando si studia nel linguaggio non verbale e paraverbale, no? Si danno a volte anche dei macro significati alla prossemica, cioè in Sicilia si ha una prossemica di un certo tipo, in Lombardia se ne ha un'altra, opinabile o meno, giusto o meno che sia, in realtà questo sarà totalmente da riscrivere. Ad esempio, la famosa simpatia toscana, con la testimonianza che vi ho appena detto, andrà totalmente riscritta, visto che i toscani per tutto quest'anno si abitueranno molto più degli altri italiani a stare molto più lontano. Quindi io farei questa riflessione, mi sono spesso chiesto, ma perché, se in questo periodo hanno parlato di dare finanziamenti a quel settore, hanno fatto ripartire l'altro, la scuola e il teatro sono rimasti fra gli ultimi? E qui tu, Gianluca, mi conosci, certo. Faccio un po' anche il provocatore, no? Cioè io mi chiedo sempre, se sto io in relazione e non lascio il segno, cioè non si ricordano di me, ma dove ho toppato io? E questo secondo me è un'analisi umile, forse devastante, che noi teatranti dobbiamo fare. Perché non abbiamo lasciato il segno? Noi che stiamo parlando in questa trasmissione, chi ci sta seguendo e tutti i nostri contatti teatranti, sappiamo quanto il teatro sia importante, che non è solo lo spettacolo, è tutta l'essenza. Quella che Jordi diceva da quando abbiamo 2 anni, lì non si parla assolutamente di performance. Perché tutto questo non siamo stati capaci di esportarlo? Tu sai, Gianluca, che io faccio formazione, no? Io sono in quella branchia anche che si può chiamare teatro d'impresa, no? La formazione aziendale, quindi. E questa è una cosa che viene pubblicizzata poco. L'attore non è per forza solo un performer. Il teatrante non deve vivere solo e per forza di spettacolo. La nostra essenza, la nostra importanza è molto di più. Io sto pensando di portare laboratori del Kamishibai, non so se lo conoscete. Certo, conosciamo molto bene. Il teatro di carta giapponese, sì, no? Sì, in azienda, che sarebbe una rivoluzione. E quindi nell'ambito della formazione, che credetemi, essendo il mio lavoro, fatturerà, se vogliamo parlare, anche a livello economico, sempre di più nella nostra economia, in Italia e non solo. La formazione dovrà attingere tanto dal teatro. Io vi posso assicurare che quando si fanno anche ricerche di coach, di conduttori, quindi di trainer, no? di formatori, chi ha il teatro nel curriculum ha una marcia in più. Io seleziono anche dove lavoro i trainer e i formatori e guardo subito se hanno un curriculum teatrale. Noi dobbiamo essere in grado di rivoluzionare il nostro linguaggio. C'è la famosa teoria di Sapir-Whorf che dice che tu conosci veramente un altro popolo quando inizi a parlare con la sua grammatica, con la sua lingua. E parlando con la sua lingua, tu inizi a utilizzare la sua linguistica, quindi inizi veramente a pensare come quella persona. Noi dobbiamo forse farci questa domanda, noi teatranti, fuori dal nostro mondo, cioè da dove era la nostra zona di comfort, il nostro teatro, quanto abbiamo fatto lo sforzo di parlare con la grammatica altrui? Quanto ci siamo esportati in azienda? Qui in Toscana ci sono delle realtà, ad esempio delle testimonianze importantissime di uso del teatro, che non è la performance, ma è la tecnica teatrale da altre parti, il famoso teatro a Volterra, il teatro utilizzato come riabilitazione. Sappiamo tantissimo anche dell'importanza del teatro sociale, qui a Lucca, da dove vi parlo io. Ci sono tante tecniche nostre che possono essere contestualizzate e remunerate anche fuori dal teatro, ok? E questo se vogliamo parlare solo delle nostre capacità umane. Se vogliamo parlare poi del teatro come spazio, il teatro come spazio potrebbe essere tranquillamente utilizzato anche come un'esclave scolastica, ad esempio, laddove ci sono problemi proprio di distanziamento sociale, e quindi utilizzare sia aule scolastiche sia aule di teatro. Insomma, noi dobbiamo cercare di trasformarci e di evolvere, noi teatranti, iniziare veramente a parlare un'altra lingua, che non è solo quella che abbiamo parlato finora. Molto bene, Enrico, guarda, prezioso intervento, è una riflessione che effettivamente è un po' caleidoscopica, perché ci ha fatto vedere la realtà sotto un'altra prospettiva.
però estremamente collegata ovviamente a quello che dicevamo, però è importante ed era proprio quello che volevo da te, tu me l'hai dato, ci ho azzeccato Henry, ci ho azzeccato. Quindi davvero, davvero molto importante, questo spinge a riflettere sia sul ruolo del teatro ma soprattutto su chi agisce il teatro, perché poi è anche un messaggio di speranza, perché il fatto di poter esplorare nuovi mondi in cui portare il teatro fa sì che il teatro possa espandersi magari attraverso nuove modalità e nuovi linguaggi. Quindi sì. Ma che Paola Scagni diceva in realtà all'inizio del nostro incontro, cioè mi sembra che tu Enrico dica uscire dagli schemi tradizionali del teatro, cioè il teatro non è soltanto salire su un palco e appunto agire uno spettacolo, mettere in scena uno spettacolo, ma trasformare il teatro in una nuova forma di comunicazione, che poi nuova non è, perché è un riscoprire, Giorgio diceva prima appunto parlava dei bambini di 2 anni, è riscoprire un po' quella parte di gioco che tutti quanti possediamo, e le potenzialità del teatro nella comunicazione sono tantissime. Questo è un suggerimento per i nostri amici che ci stavano dicendo, certo, il nostro teatro in crisi. Guarda, un suggerimento, ma soprattutto veramente può essere un nuovo orizzonte, ed è importante sperimentare. Siamo partiti dalla sperimentazione, Enrico, se ci pensi. Abbiamo parlato di tecnologia applicata al teatro. Alla fine poi vedi, tutto un po' torna. Il problema è creare un circuito virtuoso che consenta di fare un discorso organico per ampliare il teatro, perché oggi nel 2020, pandemia o non pandemia, perché io poi sono convinto di una cosa, la pandemia ci ha fatto notare alcune cose, ma i problemi c'erano, o comunque se non c'erano, forse bisognava in qualche modo allargare il concetto di teatro. Ma lo dice adesso con la domanda. Certo, quindi... Infatti vorrei dire, collegarmi, scusa l'interruzione, Gianluca, io mi chiedo, insieme a come mai siamo stati dimenticati, la mia riflessione è, non è che questa situazione in realtà sia semplicemente un catalizzatore, cioè un acceleratore di quello che in realtà sarebbe comunque capitato. Molto spesso i telegiornali, diciamo fino a un mese fa, poi hanno raddrizzato il tiro, sulla sanità davano la colpa ai tagli che ci sono stati negli anni. Sulla scuola lo dicono tuttora, la scuola assolutamente non si è salvata. Sul teatro non si è salvato talmente niente che neanche più ne parla. Non se ne parla, infatti. Quindi in realtà qualcosa si era innescato. Probabilmente sì, questa bomba è stato un catalizzatore, cioè ha accelerato i tempi. Ed è qui che noi dobbiamo ritornare, come dicevi tu Sabrina, all'essenza della nostra grammatica. Noi ce la faremo, noi teatranti riusciremo a trasformarci, ok? A diventare anche meno commerciali di tutto quello che è stato poi ricamato sul teatro, pensando che il teatro è partito come rito religioso, quindi molto più essenziale. Noi dobbiamo tornare a parlare la nostra reale grammatica ed esportarla, dobbiamo osare, Gianluca. Sì, sono d'accordo, io ho capito, magari molti no, però sicuramente... No. Senti, Enrico, sì, hanno capito tutto. A me piace senti Enrico, a me piacerebbe, mi sta venendo in mente qualcosa, però adesso poi ne parliamo, però sulla comunicazione dobbiamo fare uno speciale, perché non bastano 10 minuti, perché è troppo preziosa la tua testimonianza. Quindi io ti strappo una promessa: se dovessimo pensare a uno speciale sulla comunicazione, che parli di teatro ma anche proprio di comunicazione in senso lato, tu sei un grande esperto e io ho avuto grandi insegnamenti da te da questo punto di vista. Grazie. Posso dirlo adesso, sei stato un mio docente e uno di quei docenti che ha lasciato il segno, quindi tu ci verrai? Certo, mi farò la piega apposta. Perfetto. Enrico, io ti ringrazio molto, grazie per questo momento e ti chiedo di salutare tutti quelli che io conosco, compreso la tua moglie, una psicoterapeuta che è stata con noi in trasmissione, Silvia Montefusco. Un grande abbraccio, grazie ancora per questa prospettiva. Alla prossima, tanto me l'hai promesso. Promesso. Ciao. Ebbene. Sì, Maria Giovanna diceva, questo intervento è così interessante che bisognerebbe estrapolarlo e metterlo su Facebook. E noi lo estrapoliamo e non lo intrapoliamo più. Insomma, che... Eccola qui, la nostra Chiara Rapalino. Buonasera. Buonasera, Chiara.
Ciao Silvia! Ciao Luca! Non abbiamo parlato più di tanto, no, insomma, sui 5-7 minuti, quindi che ne dite? No, va benissimo. Ciao. Per noi è piena notte, però. Chiara, ma sei tu che hai comprato le galline? Prima sentivo che parlavi di galline. No, 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 le anatre, due anatre. Anatre, anatre. Non fanno niente. Pensate un po' alla pandemia, cioè, infatti prima abbiamo parlato, invece di parlare di teatro, cosa che facciamo spesso, insomma io Chiara e Silvia, abbiamo parlato, senti, ho tu hai le galline, ti ho l'anatra anch'io, ce l'ho anch'io, ma fanno le uova, però che bello, siamo tornati alla madre terra, Chiara? Sì, sì, è tutto collegato. Tutto. È tutto collegato, ragazze. Silvia Negro e Chiara Rapalino, voi chi siete? Cosa fate di bello? Voi siete attrici? Siete drammaturghe? Fate tanta attività, fate rete, voi avete una grandissima capacità di fare rete, rara capacità, veramente una enorme dote avete avuto. Voi avete aperto una sede dell'Officina Culturale a Roddi, vicino Alba, e avete praticamente gettato una bomba in uno stagno, insomma. Quindi, che è successo? Avete fatto un miracolo. In un anno! Vai Silvia! E niente, abbiamo fatto una magia, dopo aver conosciuto effettivamente magia, che saluto anch'io Maria Giovanna, che ho visto prima con piacere. E abbiamo fatto, sì, la nostra idea, il nostro scopo è quello fondamentalmente di fare rete e ci siamo riuscite. Abbiamo contattato tutte le associazioni di teatro, sia amatoriale che professioniste della nostra zona, e abbiamo iniziato a metterci in contatto con tutte. L'anno scorso è nato questo festival, chiamato Traie Storie, che era un po' il portare il teatro di qualità nei cortili, ed ha avuto un successone perché è stato apprezzato da tutti. Abbiamo coinvolto sia persone che andavano a teatro, ma anche le persone che di teatro proprio non ne sapevano, quindi è stato molto bello. La nostra immagine è un po' quella di vedere nel cortile quella persona che è amante del teatro e va a teatro insieme al signore che al pomeriggio girava col trattore nel paese, e tutti a vedere uno spettacolo di qualità in un cortile. Che per noi è stata gioia pura. Eh sì, infatti ha avuto tra l'altro un grande successo perché la Eco è arrivata fino nel torinese, insomma, quindi esatto. Il cunese. Però ditemi una cosa, addirittura avete anche sfruttato quelle che sono poi le caratteristiche e i pregi del vostro territorio, certo. Perché poi voi addirittura avete portato il teatro in una cantina vitivinicola, cioè ad Alba, sì, sapete benissimo quanto è famosa per il vino quella zona, insomma, quindi avete unito teatro e territorio. Sì, il nostro scopo era un po' quello, sì, abbiamo coinvolto questa cantina che ci ha accolto benissimo in mezzo al verde, in mezzo alle vigne, e poi siamo andati in una bocciofila del paese e anche in un cortile privato, quindi abbiamo fatto un po' abbiamo coperto tutte le realtà della zona, e l'idea era di riproporla quest'anno contattando sempre le nostre compagnie, che sono tantissime, sono una quarantina nella zona, però il Covid ci ha fermato. Sì. Noi siamo molto fieri, noi come Officina Culturale, di avere una sede staccata, di avere un figlio così importante a pochi chilometri, un centinaio di chilometri di distanza. Un figlio che sta crescendo tanto, ed è nato davvero da un progetto nato intorno a un tavolo dopo un laboratorio teatrale, di cui... Esattamente, con magia. È vero, Chiara? Prima di con cui ho parlato sei stata tu. Di questa cosa, poi immediatamente a ruota Silvia abbiamo creato questa cosa, però è bello questa l'idea, ci piace questa idea di fare rete che vi anima, perché è proprio identica alla nostra, e quindi diventa una forza che si espande, diventa una marea, e quindi è bello. È vero. Ma noi infatti quando siamo capitati a fare questo corso con magia ci siamo sentiti subito a casa lì nell'officina lì a Chivasso, ed è stato bellissimo. E poi rete l'abbiamo anche creata facendo una mini compagnia dove abbiamo coinvolto attori di diverse compagnie e abbiamo fatto due produzioni, una raccogliendo un po' di pezzi teatrali e modificandoli dal titolo Spaiati, e un'altra scritta direttamente da Chiara. Che tra l'altro, scusami, quella scritta da te che io ho avuto l'onore e il piacere di leggere in anteprima, in tempi pre-produzione,
tocca una tematica sociale importante, ce ne vuoi parlare? Sì, e diciamo che la storia è una storia un po' triste, ma molto forte, di un ragazzo che si è tolto la vita, un ragazzo che stava aspettando per il diritto di asilo, di un piccolo paesino qua del Cuneese, e di fatto si è buttato sotto il treno nel luglio del 2018, e sotto gli occhi di un paese di provincia che, diciamo, non ha neanche partecipato al funerale, e c'è stato poi tutto una, diciamo, una diatriba per la sepoltura, perché nessuno voleva accollarsi le spese del funerale. E quindi questa storia, parlando con il sindaco del paese, mi ha ricordato la storia di Antigone, che tra l'altro è un tema che è molto in voga negli ultimi anni, poi mi sono informato, visto che lo è sempre stato, però... è un classico, diciamo. È un classico. Però di fatto sì, abbiamo fatto una sola replica, ne avevamo già programmate tipo 5-6, ma poi, ecco, siamo in pausa. Prima volevo collegarmi a cosa stavate dicendo rispetto alla nascita dell'Officina Culturale di Roddi, perché è stato curioso, e forse rivedendola ai tempi del Covid, per riprendere il titolo, ha tutto un senso, no? Io e Silvia in realtà ci siamo conosciute non tantissimo tempo fa, poi abbiamo partecipato al corso A chi vassi in officina, e vi abbiamo parlato non tanto di aprire la sede di Officina Culturale a Roddi, quanto del nostro desiderio di poter ristrutturare un teatro nel nostro paese, che è un teatro che ha una storia e che è stato poi, diciamo, utilizzato come magazzino della Proloco negli ultimi anni. E quindi noi ci siamo accanite su questo teatro, su questa struttura. A un certo punto, dopo una serie di ostacoli burocratici, istituzionali, di fatto ci siamo trovate davanti a casa mia un anno fa, prima di aprire l'officina, e ci siamo dette: vabbè, il teatro non ce lo possiamo avere, non ce lo daranno mai, dove lo facciamo questo dove gli facciamo questi spettacoli, dove lo portiamo? Andiamo nei cortili, no? Ma ce lo siamo detti come battuta. E di fatto forse in questo momento, anche sentendo le testimonianze di prima, il non avere un luogo per un luogo con tutti i suoi oneri di bollette da pagare, di, insomma, collanze, magari anche spese vive fisse. Sì, forse è proprio liberante, no? Ed ha anche forse il senso di questa forza che ha questa forma d'arte, no? Che può essere fatta in diverse forme, e certo a me quella virtuale entusiasma di meno, però come dicevi prima tu, Gianluca, con la ragazza di cui non ricordo il nome, del torinese, sì, di fatto è proprio anche la sperimentazione, ma poi che ci porterà ad essere vicini alle persone, a portare il teatro veramente ovunque. Adesso il modo è questo, quindi non possiamo fare diverso. La vostra idea è piaciuta così tanto che Ilaria, che ci sta seguendo, dice: teatro nei cortili, che idea stupenda, si può prendere ispirazione? Perché certo, no, certo. Sì, assolutamente. Va bene, ragazzi, sì, sì. Noi dovevamo parlare in realtà di un video che avete fatto, sì, ma io in realtà ne parlerei lo stesso brevemente, anche se il tempo scorre, e chiederei a Piero, anche se non c'è l'audio, di far scorrere delle immagini, se avete voglia, così ci dite, nel frattempo voi ci dite come è nata questa idea, va bene? Vai, Chiara. Dico io? Silvia, vado io. Di fatto è un video nato durante questa prigionia, in cui abbiamo contattato tutte le associazioni teatrali, le compagnie piccole, amatoriali e non amatoriali del nostro territorio, siamo una ventina di realtà, tutti hanno di fatto accettato volentieri l'invito, e in 448, io dico in 448 in realtà, mio marito poi ha montato, si è fatto il mazzo, però è stato molto semplice per noi, ecco, contattare tutti e mettere insieme queste brevi immagini, e non si sentirà l'audio, però di fatto il video si chiama Teatro Necessario, perché ognuno di noi poi dirà: io sono necessario, no? Sia amatoriali che professionisti, per i motivi che sono stati detti questa sera, di fatto. Sì. Che le forme, togli una compagnia di teatro dal paesino di provincia e togli un po' anche il cuore di quella piccola società, perché insomma è importante ovunque, in qualunque forma.
È proprio vero, è proprio così. hai detto una bella cosa, sì. Per farti capire, il teatro è necessario a tutti, a chi lo fa e a chi è rivolto. È proprio un'esigenza e un bisogno della società, dell'individuo prima, della società dopo. E quindi se davvero si riuscisse a far capire quanto è forte questa necessità, forse oggi ci sarebbe anche più voce. Probabilmente è vero quello che diceva Enrico. Se questa voce non è così ascoltata, forse non siamo stati neanche bravi noi così tanto a farla ascoltare. Cioè, questo deve comunque spingerci a riflettere. Non dobbiamo mai essere troppo autoreferenziali. E questo video, mi permetto di dire, è di nuovo una grande capacità vostra di fare rete. Sì. Ne è la testimonianza. Guarda, ce l'abbiamo qui sotto gli occhi. Ci sono 40 attori che recitano lì? Più o meno sì. Sì. Una quarantina. E di quante compagnie più o meno? Una ventina. Se non è questo, fare rete, che cos'è far rete? Credetemi. Molto e la bene. Cosa bella è che ci sono amatoriali e professionisti, cioè non c'è distinzione. È un po' l'idea, il messaggio era anche un po' quello. Che alla fine, come diceva anche qualcuno, anche una compagnia amatoriale che non vive proprio economicamente di quello, però chiederà un service, che avrà bisogno di avere un compenso. Quindi è comunque sempre un lavoro. E a volte è dimenticato questa ragazzi, cosa. Ragazzi, se me lo consentite, io toglierei il video adesso e farei apparire la regia, Piero, così ci salutiamo tutti insieme, ma vorrei che Piero apparisse. Quindi, vieni con noi, Piero, che ha gestito veramente con grande competenza. Non era facile tecnicamente. Cosa stava mangiando? Stavi mangiando, come peccato. Focaccia partita. E vai, molto bene. Ragazzi, ci siamo avvicinati, siamo arrivati alla fine. Io vi ringrazio molto per la vostra testimonianza e vi ringrazio molto per quello che fate e quello che farete per voi, per tutti, per il teatro e per l'officina. Che in qualche modo Grazie a voi. Sta espandendo, lanciando questo messaggio di speranza, che è quello appunto di questa rete che stiamo costruendo. Avrei voluto avere anche l'officina di Cormano, ma... Già. Purtroppo, perché noi abbiamo anche Cormano come officina e anche la Liguria, Cogoleto, ma pian piano faremo tutto. Per adesso abbiamo avuto la vostra testimonianza che è stata preziosa come sempre. E che dire, ci salutiamo, speriamo di uscire da questo periodo di crisi per poterci di nuovo riabbracciare fisicamente, perché ce n'è bisogno. Assolutamente. Grazie mille. Grazie a voi, grazie ciao, di Chiara, tutto, ciao, ci sentiamo Silvia. Presto. Il teatro al tempo del Covid, trasmissione, finisce qui. E che dire, ci vediamo alla prossima iniziativa. Abbiamo parlato di comunicazione, di scuola, chissà quante cose ancora potremo fare. Grazie a tutti quelli che sono stati con noi per grazie tutto questo tempo. E grazie ai nostri ospiti, grazie all'Officina Culturale, grazie a tutto il direttivo, lo staff, grazie a Piero, preziosa risorsa insostituibile. E arrivederci. Ciao a tutti. Alla prossima. E viva il teatro!